Sono Rocco Bras nel cespuglio. Allora, vi spiego com'è il format. Ci saranno vari blocchi, ragazzi. Ci sarà, vi spiego il blocco iniziale. Nel blocco iniziale le ragazze non avranno la webcam, per cui potremmo leggere solo i loro nomi. Avremo delle domande da farli che io li posso fare voi. Tanto le domande sono uguali per tutti perché è una fase conoscitiva, per cui io le farò le domande, se voi volete aggiungere cose le aggiungete, non ci sarà la webcam. Voi, se credete molto che una ragazza ha la stoffa, potete subito prenotarvi per fare a questa ragazza da mentore, schiacciando un pulsante immaginario. Altrimenti, se volete aspettare, alla fine delle quattro ragazze sceglieremo casualmente con chi, a chi fare da mentore. Poi, dopo questa prima fase iniziale, le ragazze scopriranno la loro webcam. Per cui abbiamo delle domande di fase conoscitiva all'inizio, tipo dimmi il tuo colore preferito e altre cose, per un po' capire Però la personalità, ma molto, molto conoscitive e molto molto banali. conoscitive, Molto peccato silenzio. comuni. Come ti Esatto. chiami? Allora, io direi facciamo entrare le ospite, le ragazze Applauso di hanno incoraggiamento. non accendete le camere, anche se alcune di voi hanno le foto dei socials, potrebbero averle Questo messe false, è uno no, scam. no, no, se potrebbero averle messe Cioè, false, io potrebbero averle inviterei a messe levare, se false. no non ha senso la prima No, parte, è quindi. troppo difficile fargliele togliere. No, scusami, Quindi, aspetta, Enke, non puoi mettere solo te con la voce nostra che si sente, tipo tu grande layout o io grande layout e non si vede nessuno di noi e si sente però la sì, ragazza. questo si può fare, questo si può fare. Metto me grosso. Sì, mettite grosso così a caso. Vabbè, poi posso mettere ognuno di noi in realtà, Esatto, non è un esatto. problema. Allora facciamo così, io mi metto grosso, poi faccio entrare, ma devo fare veloce, fammi fare un piccolo test. Ah, dai, Infatti Monella succede Sal. questo. Aspetta un attimo, Buonasera. aspetta un attimo. Buonasera. Facciamo... Buonasera. Buonasera, buonasera, si sente? Sì. Sì, forte e chiaro. Ok. Purtroppo non c'è metodologia possibile, quindi devo fare così. Pam, 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 pam. Speriamo che velocemente non si sia visto niente. Ecco qua. Allora, buonasera, buonasera, Buonasera. benvenute, Ciao ragazzi. questa prima fase sarà senza le webcam, quindi avremo solamente l'opportunità di sentire le vostre voci. E Enke, un Andrea. secondo, io direi comunque di fare una ragazza per volta perché magari ci possiamo confondere, per cui tu Enke che puoi vedere un po' di più, decidi chi è primo, secondo, terzo e quarto e faremo delle domande conoscitive ad ognuna di voi, per cui ci saranno, non lo so, 3-5 minuti di tempo in cui io sono un giudice, Enke, se vuoi fare vedere gli altri giudici, io sono un giudice Andrea, c'è cioè il giudice Enke, giudice Andrea di nuovo, giudice Paolo. E il giudice Madux. Perfetto. Quindi anche facciamo una cosa, decidi tu chi inizia e iniziamo. Ecco. Certo, allora guarda, andrei nell'ordine di entrata della chiamata così da non D'accordo. fare torto a nessuno. Inizieremo con la prima ragazza, Little, se vuoi dirci il tuo nome, la tua età. Buongiorno a Allora, tutti. Ah no, no, vai, vai. fai delle Buonasera. tue No, 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 è una sola Little, cioè. Prego, Ok, vai, vai. Little. Ok, allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Alessia, ho 18 anni e niente che dire. Buongiorno a tutti. Buonasera, ragazzi. Buonasera, Buonasera. 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 Salve. Buonasera. Buonasera, buonasera. E da dove vieni, per curiosità? Allora, vengo da Ravenna e frequento il liceo artistico, faccio la quinta superiore e niente. Sempre ma maggiore età, maggiore età. Esatto, sì, bambini al limite, esatto. Ok. Io farò un po' di domande in questa fase, ragazze, saranno un po' un po' tutto uguale. Quindi, Conoscitive, potremmo dire. Alessia, ti posso chiedere i tuoi hobby per curiosità? Ok, allora come hobby faccio danza classica e moderna e Brava, oltre brava. Grazie.
Grazie. E, niente, adoro gli anime, sono anche una cosplayer. E niente, poi ho anche l'hobby del doppiaggio, infatti l'anno prossimo andrò a studiare doppiaggio a Bologna. E nulla. Ok, ricordo ai giudici che vi potete prenotare per fare da mentori, eh. Sì, potete direttamente mentorare. Alessia, riesci a dirmi cortesemente un tuo elemento positivo ed uno difettivo? È una domanda conoscitiva. Sì, no. Ok, va bene. Dirò uno caratteriale, che sono molto energica e solare. Uno difettivo... Sono forse... mi faccio trasportare troppo dalle emozioni. Vabbè. Eh no, Alessia, dai. Fai bene, Alessia. La vita è una e le emozioni vanno vissute tutte. È giusto, soprattutto a una così giovane, benché maggiorenne, ricordiamo, età. Esatto, 18 anni, ricordiamo. E questa è una domanda che farò a tutte, ragazze. Avete tutte molto seguito sui socials. Qual è la vostra caratteristica che ha fatto innamorare i vostri fans? Allora, io appunto sono su TikTok e niente, direi forse appunto ho iniziato con il cosplay e niente, penso di essere piaciuta fin da subito, spero. E... no, cosa? Paolo, che ridi? No, penso che sei una gran figa, sei un gran seguito, ma hai anche tante altre doti, non vorrei mai sminuire. No, ma l'aspetto, ma una bellissima ragazza che ha delle capacità innate, anche una bella e io ti auguro il meglio, E sei anche molto sveglia. Si va oltre l'aspetto, certo. Ma io ti volevo prenotare, se Andrea non avesse fatto quella domanda, io mi ero già subito, quando ho detto così. Allora, premi il tasto, premi il tasto. Ok. Alessia è mia, Alessia sei già mia. Sfigge la sedia, Paolo, sfigge la sedia. Fai così, è meglio, molto più professionale, vai. Ah, oh, prego, Alessia. Ok, grazie Alessia, ti facciamo rientrare dopo, puoi anche tornare dietro le quinte, anche se vuoi introdurre... Adesso andiamo avanti con la ragazza, non voglio dire tutto il nome perché altrimenti vanno subito a cercarla su Instagram, i fans, si inizia con Mon, sei tu la prossima. Buona, sono io? Sei tu, perfetto. Lascio nuovamente la palla al mio amico e collega stimato giudice Andrea per le domande di Ritual. Va bene, vai, vai. Ascolto. È vivo? Andrea sei tu? Sei tu. No, vai, vai. Come ti chiami? Allora, mi chiamo Nicole, ho 19 anni e vivo a Napoli. Ma sei Mona Sean? No. Ramona si chiama Mona Sean. Non lo so. Ok, no. Allora ti rifaccio, quali sono i tuoi hobby? I miei hobby sono disegnare, studio, ho studiato all'artistico, quasi finito, sono stata bocciata un anno. A TV, e il mio hobby è tatuaggi, quindi sto imparando a tatuare. Disegno e in generale questo, l'arte. Perfetto, perfetto. Madu, hai qualche domanda? Hai i capelli tinti? Sì. Va bene, grazie. Ma non di un colore particolare. Ok, bravo. Quindi, Madu. No, fai bene, fai potresti bene, riuscire... domanda... Ah, scusami anche. Riesci a dirmi cortesemente un tuo elemento positivo ed uno difettivo? Uno positivo, che sono molto positiva. E uno difettivo, che sono molto menefreghista e testarda. Okay. Che possono anche essere, se vogliamo, dei pregi, sì, nel senso giusto, certo. Sì, esatto. Scusami, mi sono dimenticata di dire, anche io faccio cosplay. Che novità! Non ci facciamo mancare niente. Ho già scelto Alessia, peccato che ho già scelto. No, come peccato, povera Alessia. Peccato, ma lei è napoletana, Nicole. Alessia mi stava un po' sulle palle per l'accento, mentre Nicole è napoletana. Scusami Alessia, ma lei mi sente Alessia? Certo. Alessia, stavo scherzando, vita mia, un abbraccio. Ma è ovvio, ma certo, ma ti credo sicuramente. Massima fratella, viva la già non c'è intesa, Paolo. C'è già dell'attrito fra la mentoree e la il mentos Paolo. Mentos. E procederò con la... Hai molto seguito sui social. Qual è la tua caratteristica che hai fatto innamorare i tuoi fan?
Allora, molto seguito ti direi no, perché non sono una persona molto social, perché ho da poco aperto un canale Twitch. E quindi diciamo che da poco che mi sto avvicinando al mondo social. Potrei dire uso un po' più Instagram, ma non lo sto usando da tanto. Ok, ok, perfetto. Maestro, sì, maestro Hank. Ma io avrei un'ulteriore domanda che non è stata fatta prima, ma sono curioso, dato che sei ancora difficile da perscrutare, almeno per me, non so se i colleghi sono d'accordo, vorrei chiederti una cosa sbalorditiva, una cosa pazza che hai fatto nella tua vita. Potrei dire che ho fatto pole dance. Ai, sugli specchi anche, immagino. Sì, tantissimo, anche lì. Attenzione, io vorrei dire una cosa, non vorrei influenzare il voto, però una ragazza di Napoli, abbiamo una ragazza di Napoli emergente, non lo so, io potrei vedere se... Madux, cosa ne pensi? KSKSKSKSKS9 interrogativo 19, quindi Twink minore di 3. Per me sì. Ma no, Madux sceglie, girati anche tu. Spaccando tutto, no, la Veroni, ma la bestemmia. No. Schiaccia il tasto, no. Madux. Sì, hai ragione. Aspetta, la Veroni, mi danno più un'altra. Vai, schiaccia. Mannaggia la miseriaccia. È un legame fatto nelle stelle. Però Madux, siamo legati. Molto bene, Nicole, ti faccio tornare in panchina nel comfort della nostra panchina qua al contest casting alla stoffa. E adesso facciamo entrare invece la successiva concorrente, la successiva contestante, Chiara. Buonasera. Buonasera Chiara. Buonasera Chiara. Buonasera Chiara. Cambiamo, Paolo, vuoi fare le tue domande giusto per cambiare l'interlocutore? Sì, va bene, ma giusto per giocare un po'. Facendo Chiara, sempre le prime sempre le stesse. Un po' che... amichevole. Chiara, la tua voce mi piace moltissimo rispetto alle altre ragazze. Grazie, ti ringrazio. Ma è modificata o è naturale? È naturale, giuro, come tutto il resto. Ok, quindi non sei rifatta, ma venendo domande un po' più comuni, quanti anni hai, cosa fai un po' nella vita, raccontaci un po' di te come se stessimo per diventare amici, insomma. Certo, ho 20 anni, sono di Milano, studio in università, inoltre frequento un'accademia, poi magari più avanti vi svelerò di che cosa, e lavoro anche, quindi faccio tante cose. Perfetto. Ammazza. Hai altre... Quali sono i tuoi hobby? Mi piace la fotografia, il cinema, lo sport e mi piace molto viaggiare. Saporito. Parlare ti piace? Ti definiresti una ragazza, non dico logorroica, ma non so come dire, non so un altro termine. Loquace. Sì, è abbastanza introversa, estroversa, non ho problemi ad avere lunghe conversazioni con amici o altre persone che magari ho anche conosciuto da poco, però non mi definirei logorroica, ecco. Loquace? Sì. Io scelgo Chiara. Emma, lo sapevo che la sceglievi. Il motivo è la voce impostata. Secondo me l'accademia che lei studia è di recitazione. Bene, posso svelare se hai ragione oppure no? Vai. Certo, hai indovinato. E allora anche l'avevo spottata subito, l'avevo trovata subito. Pog. Complimenti. Pog. Premi il tasto, Hank. Premo il tasto anch'io, certo. Aspetta che mi devo mettere da solo. Ma lei sicuro ce l'ha la stoffa se fa recitazione? Sicuro ce l'ha? Hai già vinto tu, Enrico. Hai già vinto tu come al solito. No. Io ho scelto Chiara per via della voce. Per via della voce. Schiaccio forte. Vogliamo svelare qualcos'altro di Chiara o ci accontentiamo? No, basta. Basta. Va bene, carissima. Ti invito anche te ad accomodarti con le altre ragazze. E ora l'ultima, ma non ultima naturalmente per importanza, Siria. Ciao ragazzi. Ciao Siria.
Ciao. Direttamente uno stato per noi, che piacere, come stai? Tutto bene, voi? Bene, bene. Silvia, sarò il tuo mentore, sei contenta? Sì, sono contenta, sono contenta. Ti posso chiedere anche a te quali sono i tuoi hobby? Allora, i miei hobby, equitazione, fare tanto sport, mi piace tantissimo, infatti ne ho praticati tantissimi. Poi mi piace anche leggere. Ah. Poi vabbè, viaggiare, però adesso siamo in periodo Covid, quindi. Sì, abbiamo dei gusti abbastanza simili. Qua faccio le domande io perché vorrei un po' conoscere di più Siria. Riesci a dirmi un tuo elemento positivo ed uno difettivo? Sì, allora, sono una persona molto espansiva e poi vabbè, mi piace molto interagire con le persone, mentre, e sono anche una che non le manda a dire. Grazie, Silvia. No, sì, sono una pedisola lingua. Sei diretta, come una bomba, no? Siria, no? È la battuta. No, no, scusami, scusami. Negativo invece sono un po' permalosa. Ah, non ti sarei offesa, allora. Posso aspettare i sentieri negativi, amico e collega Paolo Cannone 22. E Siria, ti posso chiedere da dove vieni? Da Sanremo. Ah, quindi canti. No, sono suonata come una campana, raga. E ascolti chi abbiamo canto. sentito. No, Madux, è leggermente permalosa, Siri. Se puoi farti i cazzi tuoi invece di fare questi commenti, fai un favore a tutti. Vabbè, ma Andrea dovrebbe difenderla, non tu. No, ma ora Mi ero aspetta. preso il proiettile al posto tuo. Fatemi dire l'ultima cosa. Hai molto seguito sui social. Qual è la tua caratteristica che ha fatto innamorare i tuoi fans? Boh, probabilmente il fatto che mi diverto a interagire comunque con le altre persone sui social, mi piace un sacco comunque fare video, postare foto e comunque cioè, un pochino ci lavoro anche per sponsorizzare prodotti e quindi comunque mi piace come lavoro. Allora, perfetto, Siri, anche dammi la camera. Io premo il tasto, premo il tasto. Anche perché la tua sedia non ruota, quindi non puoi farlo. Fa la ruota alzata in piedi, ruota Allora, in piedi. io vorrei ora fare così, vorrei mettere un piccolo schermo di viso, il giudice e la ragazza che può tranquillamente adesso Mostra la busta. mettere la webcam. Per cui. Perfetto, accendete pure tutte le cam, ragazze. Io metterò, purtroppo gli altri non si possono sentire se facciamo lo screen splittato, quindi metterò cada uno con il proprio giudice e potete avere un momento conoscitivo fra di voi, va bene? Assolutamente sì, quindi parto io per primo, immagino. Vai, parti Paolo. Sì, perché no? Perché no? Perché no? Eccoci qua. Sono solo. Ah, ciao Chiara. Alessia. Ah, mi ricordavo il tuo nome, era una battuta. Sì, ovviamente. Ciao Paolo. Alessia, devo capire un po' se è la stoffa. Ti ho scelto e ti proteggerò da quei cani là fuori, però mi devi dare una mano, mi devi dare una mano. Quali sono i tuoi punti forti e perché puoi sfondare su Twitch? Dimmi un po' come. Non so se. Appunto perché è una cosa che mi piace fare e penso che al pubblico quando vede che una persona si diverte e non lo fa solo per insomma attirare numeri, ecco, poi appunto viene ricompensato e penso sia una cosa molto bella e appunto sono molto solare, positiva, estroversa, mi piace conoscere nuove persone, interagire, quindi dai. Questo diciamo, ma c'è tantissima gente che ci mette amore, passione, che vuole diventare cantante, un calciatore, ma poi fallisce. Allora, qual è il tuo quid? Qual è quel qualcosa che dice sono diversa dagli altri? Solare, sì, ma lo dicono tutti al Grande Fratello. Perché sei Hai ragione, no, particolare? ovviamente ci metterò tutta l'energia che posso e soprattutto ci vuole anche giustamente carattere e una fortissima personalità, insomma, che sfondi, quindi io ci proverò con tutte le mie forze. Ma la voglia la vedo, la voglia la vedo, vedo anche che cerchi di leggere se la chat ti approva o meno, mi fa piacere che ti interessi, ti ho sgamata, ti ho Sì, è di là. sgamata. Chi è? Una parente? Cosa?
un parente è passato vicino, un qualche persona. Ma mi sentite? No, di là c'ho lo schermo con i commenti, con il controllo. Ma hai parlato con qualcuno? No. Giuro. Emilia, mi stai prendendo in giro. No, te lo giuro, lì c'è lo schermo. Ok. Dai, cerchiamo di andare d'accordo. Va bene, allora dammi dei motivi, dai, facciamo amicizia. Ma non è una live di amicizia tra Paola e Alessia? Appunto, insomma... Cioè, me ne sbatte che sei solare, io sono depresso, aiutami. Ma no, ti do tutto l'amore che grazie, vuoi. Saresco. Pericolosa affermazione. No, tutto l'appoggio che vuoi, tutto l'affetto. Saggio passo indietro, saggissimo passo indietro. Là fuori ti farei male, lo dico. Sì. Io sono un amichetto, ma gli altri quando ti vorranno ferire picchiano sul collo. Ovvio, e tu cosa devi fare quando ti picchiano sui punti deboli? Ma ovviamente devo controbattere e fargli il... Stefania, devi mordere, devi rompergli il devo culo. Devo mordere. Brava, questo è quello che devi fare. Ah, questa già è la grinta che volevo. Per prima di lasciarci, una frase che vuoi dire al mondo, perché tu hai la stoffa. Oh mio Dio. Non esitare, dici quello che ti esce dal cuore. La pace nel mondo, vai Stefania. La pace nel mondo, è chiaro, ovviamente. Non quello che ti suggerisco io, quello che ti viene dal cuore, Carla, quello che ti viene dal cuore. Tutti i bambini poveri li accolgo tutti a casa mia e insomma... No, se c'è qualcuno che vota Salvini in chat non ti dà nemmeno una briciola, cazzo. Non esporti, la povertà fa schifo alle persone. Una Dio. Cosa che piace magari a quelli che ti seguono... Tira fuori quello che hai dentro. Là fuori la gente ti picchia se non molli un colpo. Picchia prima tu. Ma certo, è chiaro. Ma tirerò fuori tutta la grinta che ho, certo. Ma qual è il tuo messaggio per il mondo adesso? Qual è? Non saprei. Oddio. Sì, guarda, ok, ma faccio come non si può dire, ma faccio si può come dire. Faccio qual è? Ma qual è? Si può dire. Cosa? La figa. Ti sei ridotta a farti aiutare da Hankful. Ma se ero un giudice esterno, ti avevo distrutta, mazzacata, obliterata, dichiarata da morata. Scusami, non so se potessi dire. Allora, concentrati un attimo, lascia stare le tue emozioni, so che sei molto emotiva. Respira in queste tue emozioni, fai uscire fuori il meglio di te e il tuo messaggio, la tua esperienza di vita, perché che cosa è che vuoi comunicare per migliorare la vita degli altri adesso, ora, senza pensarci. Non ti aiuterò, non ti aiuterò. Oh mio Dio. No, mi senti palla. No, non ho intenzione di farle piangere un'altra, cazzo. Ma sei veramente un assassino. Non so cosa dire. Non ti preoccupare. Sei stata bravissima. Questo è l'inizio del vostro rapporto. Non è un buon inizio. Guarda Paolo che sguardo omicida c'ha, mi odia. Carlotta, mi hai fatto fare una figura di merda, mi hai fatto fare. Eh sì, quello ti suggerisce la figa e tu la figa. Ma è ovvio che voglio la figa. Ma tu devi dire il cazzo in quel caso, no? Il contrario, vuol dire strana, brava, ambigua come risposta. Capisci? Ci devono essere più layer di personalità. Mentre io vedo una ragazza molto radiosa, solare, come dici tu. Ma abbiamo bisogno di qua dentro, vabbè, per avere la Paolo gli ha fatto il battesimo del fuoco. Lei ha fatto. Piangere, lei ha fatto. Lascia uscire fuori queste emozioni. Va bene, d'accordo. Ah. Mi sembra un ottimo inizio. Facciamo parlare adesso il collega Madux con la sua Nicole. Sua, nel senso, non a dopo problema. Ti voglio bene, Alessio. Un bacione, anch'io ti voglio bene. Buonasera, ciao Nicole.
Allora, ciao Madux. Ti auguro una buonasera. Ti piacciono le fragole? Sì. Ok. Io sono di poche parole. Parto già da adesso che dobbiamo fare i fatti. Qua, diciamo, le parole non è che servono a tanto. Là fuori non abbiamo amici, ci siamo soltanto io e te. Va benissimo. Vorrei che tu fossi tipo la mia headshot machine, non so se c'è presente. Poche parole, colpisco solo, va bene. Ti ho detto, le parole comunque lo sai, la bocca serve per mangiare maccheroni, quindi lasciamo agli altri le parole, noi faremo i fatti, va bene? Va bene, va benissimo, Madux. Ricordiamo una cosa, potenza partenopea. Forza Napoli, vai. Sì, però ti ho scelta, io ho visto prima le mie origini, ho detto ok, scelgo lei che è napoletana, mi fido, vinceremo, non usciremo vincenti. Buono così, va bene. Allora ti darò tutto il mio appoggio per vincere. Ti darò anche io l'appoggio, ti darò una mano, darò molto di... Va bene. Va bene, bella la tua stanza comunque. Carina, vero? Sì. Molto semplice, sembra una lavagna qua dietro, però è normale. Sì, tipo la stanza mia che sembra il carcere di Procida. Vabbè, ma solo questa parte dietro è bella. Poi è tutta bianca, sembra un po' un ospedale. Vabbè, facciamo vedere il lato bello delle cose, no? Andiamo d'accordo. Già ci siamo noi per questo. Sì, hai visto. Quindi va bene così. Qualche domanda? Sì, questo te la prendi facilmente, sei permalosa oppure... Assolutamente no, scherzo su tutto. Allora c'è Magnam, cosa ti devo dire? Dai, ti do questo incentivo... Io non ho tabù, quindi posso parlare letteralmente di tutto. Non ho proprio problemi. Ottimo, ottimo. Ultima cosa. Dici. Come li vedi gli altri? Li vedi molto preparati? Hanno, secondo te, hanno la nostra stessa intesa? Per ora abbiamo visto solo la prima accoppiata. No, non mi sembra, però dobbiamo vedere le altre. One, io non giudico finché non ho visto tutti. Guarda, non dico che siamo in C2 perché guarda, non voglio fare lo sbriffone, anzi l'umiltà sarà un nostro punto di forza, l'umiltà. Noi zitti, faremo il meglio. Comunque staremo a vedere, come lo sai come si dice, il tempo è signore, il tempo fa il suo dovere. Va benissimo, io ti darò tutta la mia forza e prenderò anche la tua, quindi vinceremo. Io ti ringrazio assolutamente, sono onorato. Perfetto, io vi ringrazio per questo bel incontro conoscitivo, molto meno traumatico rispetto al precedente. Vi faccio uscire con gentilezza. Se volete. Prima il signore, gentilmente. Naturalmente, ecco qua. E adesso entrerà invece Chiara, la mia prescelta. Farò finta di aspettare che la regia la inserisca. Eccoti, eccoci. Non ti aspettavo. Buonasera. Buonasera Chiara. Beh, sono molto onorato di essere il tuo mentore per questa sera. Ho deciso onore mio di essere stata scelta da te. No, ma tu mi lusinghi. Diciamo che naturalmente ho messo la mia vestaglia migliore per accompagnarti in questo percorso. Ho sentito dalla tua voce che sei una persona che sa controllarsi, che sa regolarsi, e questa è una competizione complessa. Non è una vera e propria competizione in realtà, ma dovrai dimostrare chi sei davanti a un grande pubblico, ma io non ho tema di dire che so che li conquisterai, perché mi hai già conquistato a me, ok? Grazie, la tua fiducia sarà fondamentale in questo percorso, quindi ti ringrazio. Naturalmente. Ora, bando alle ciance e questi convenevoli del cazzo, perché qui la competizione è difficile, ok? I miei colleghi, e qua tu ne hai sentiti solo due, ma
Andrea è molto forte, è uno che sa stimolare, è uno che sa darci dentro. Quindi dobbiamo stare sempre concentrati. Questa non è uno sprint, è una maratona, ok? Ci saranno diverse prove. Io prima di tutto voglio sapere, ti senti pronta? Hai la forza, hai l'energia? Perché io ti vedo energica, ma non ti vedo energica, ok? Cioè, certo, sì, 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 ti vedo, ma non ti vedo energica. Io ho bisogno di sentirti più un'eruzione, spam! Ok, più forte, più energetica. Sì. Ok, ci siamo, sì, sono carica. Ti sento che sei carica, ma non ti vedo che sei carica, capisci? Non la mi differenza. Vedi? Più calma, dimmi una cosa esplosiva che mi sorprende. Faremo scintille stasera. Nel senso che riusciremo a sconfiggere i nostri avversari e stupiremo gli stessi giudici. Perfetto, allora sono pronto a farmi stupire da te. Passo la palla alla coppia successiva, ti abbraccio. Vediamo. In maniera rispettosa da professionista. Certo, a dopo. Grazie mille a questa coppia, sono tornato nelle vesti del presentatore, è il cringio. Sono caldo perché adesso tocca ad Andrea e a Siria, vediamo che cosa sono questa coppia, come si sono incontrati, come andranno avanti, vediamo se Andrea saprà tirare fuori il meglio. Da Siria, eccoci qua. Eccoci. Ciao Siria. Ciao. Come stai? Tutto bene? Bene, tu? Tutto bene. Allora, questo è uno sport di merda. È presente il cavallo? Presente la merda dei cavalli? Sei pronta a nuotarci dentro? Che schifo. Sei pronta? Sì. Okay. Spacchiamo i culi. Non spacchiamo i culi. Allora, io ti vedo, rilassati, stai rilassata. Non so se hai visto Paolo. Paolo ha già iniziato col piede sbagliato mettendo ansia. Tu ti devi solo divertire e essere te stessa. La cosa importante che ti dico è questo: se ti faranno domande a cui non vuoi rispondere o hai paura di fare figure di merda, tu falle il doppio. Okay. Stupisci il doppio. Se loro pensano di attaccarti su un punto debole, quel tuo punto debole diventa il tuo punto di forza. Ok. E poi divertiti, sei nella merda, ricordati che stai navigando nella merda, peggio di così non può andare, per cui sei già al punto più basso della tua carriera. Da questo momento non è niente da perdere e si può solo che salire. Tanto la merda porta fortuna. Esatto, dai diamanti non nasce niente, dalla merda nascono i fiori. Siamo ok? Ok, siamo al top. Ok, allora mi bevo un piccolo limoncello. Bravo. Che bell'armadio, complimenti. Grazie, ti piace? Sì, mi ricordo. Ma quella è la tua stanza o è la tua cabina armadio? No, è la cabina armadio. Ma poi c'è, poi continua, è bella grossa. Siamo al top allora. Mi piace Quanto. Questo, se guarda, io sono un amante dei... Non so se tu hai mai visto live streaming su Twitch. No, però avevo visto la live di Fedez. Ok, io sono un amante di questi setup molto casalinghi, quindi non luci, non cose, molto tranquillo, molto diretto. Cosa? Perché? Perché arrivi al cuore delle persone, giusto? Ti vogliono vedere come sei a casa, normale, vogliono vedere te, non vogliono vedere una superstar, una cosa, niente microfoni come hanno le altre ragazze. Lì, non so, sei seduta per terra? Sì, sono seduta per terra. Oh, guarda. Mi piace anche l'umiltà, bravissima. Seduta per terra... con tranquillità, cagagli in bocca. Esatto, super easy e si vola. Si vola, sì, te stessa. Ovvio. Hai una vasca? Sì.
Magari potresti fare delle piccole streaming là. Prossima volta. Prossima volta, prossima volta. Questo è un punto. Vabbè, è un meme. È un... Piano piano, poi si fa scoprire tutto. No, no, no. È un meme di tu. Ora stanno iniziando tutti a fare video nella vasca. Per cui non volevo chiederti di metterti nella vasca. No, c'è già la foto su Instagram. Intanto guarda una foto su Instagram. Ok, bravo. Ma dobbiamo trasformare questi guardoni. Una foto su Instagram, poi. Ma dobbiamo trasformare questi guardoni in soldi. Giusto, giusto. Così mi piace. Grazie. Non ho più niente da dirti. Rilassati, goditela e caga in bocca agli altri. Ok. Oh, signor presentatore, io ho finito qua con Siria. Complimenti per il nome. Grazie. Viva la Liguria. Top. Vai a Cap Dag? No. Io sono stato al casino di Monte Carlo. Ah, io anche. Cioè, sono quasi sempre lì. Sono andato col mio amico no. E collega Luis. No, Monte Carlo è fighissima. Sì, cioè, non ci vivrei mai, perché comunque è piccolissima e non si può fare niente. Però se ti devi divertire vai, perché comunque c'è il Twiga, fai le serate sono strafighe. Perfetto. Va bene, io direi che anche voi vi siete incontrati, è tempo di far rientrare i giudici e iniziare con il format vero e proprio, così da cercare di capire chi di voi ha la stoffa. Cringe. Va bene, allora giudici... Eccoci qua, mi sono tolto la vestaglia perché mi sono un po' accaldato, ma che cosa, siete contenti della vostra scelta? Moltissimo. Non potrei lamentarmi, assolutamente. Anch'io. Anch'io sono molto contento, secondo me ci sarà da navigare in un mare di merda, ma io sono pronto. E quindi, prepariamoci con la prima prova. Rico, non ne molli uno, bastardino, bravo. È il cringio. Sono pronto. Oh, ma potrebbe essere una nuova moda? Ma i capelli dentro vanno, comunque il bagnino ti rompe il cazzo. Poi, non so. Hai ragione. A lui la nuova moda è proprio questa, con i capelli fuori. Bravo, okay. Giusto un attimo. Allora, io direi di iniziare con il primo format, il primo segmento, scusate. Vogliamo procedere, Andrea? Procediamo, io direi di procedere con una ragazza a testa, le domande saranno un po' le stesse, se avete domande da fare ovviamente fatele, ovviamente il coach non può dire niente, poi si potrà confrontare con noi, vediamo un po', grazie alla boscia. Ok, questo, quindi non... Quindi c'è già la parte, quella che ho preparato io? Non ho idea. Ah, perfetto, allora facciamo entrare... Il tuo canovaccio! Vado avanti io. Allora, facciamo entrare tutte le ragazze e faremo delle domande, per l'appunto, che non è detto che saranno le stesse. Quindi, facciamo entrare le ragazze, eccoci qua, tac 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 tac, questo, ho caldo di nuovo. Perfetto. Naturalmente sistemiamo... in maniera che sia tutto corretto. Eccoci qua. Allora, siete pronte? Il primo segmento riguarda la cultura generale. Siete pronte sulla cultura generale? Assolutamente no. Perfetto. Vai, vai. Sei mutata, Minù? Sì, sono pronta. Perfetto. Allora, cultura generale, io farò un po'... Facciamo così, Andre. Facciamo che si può prenotare chi vuole rispondere. Io tanto ne ho 25 domande. Posso iniziare io? Altrimenti poi devono togliersi le cuffie. No, io vorrei far rispondere... sono scordato... Dirette interessate. Vabbè, dai, facciamo... Mona, vorrei far rispondere Mona alla prima domanda. Perfetto. Mona. Si chiama Mona, ma va bene uguale. Mona. Monella, allora, Sal.
Io farò le domande e... Scusatemi, non mi ha colpito, per cui non mi ricordo il nome. No, vabbè. Allora, sentiamo Monella. La prima domanda è per te. Vai, vai. Quale artista ha dipinto il soffitto della Cappella Sistina a Roma? Michelangelo. Bravissima, molto giusto. Perfetto, c'è preparazione, visto dicevi di non essere pronta. Facciamo la prossima per Minù. Arte. Posso farla io a Minù, posso farla io a Minù, ti prego, una sola, vai, 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 vai. Ma tu non ce l'hai, te le mando. No, ma ce n'è una normale, facilissima. Vai, vai, ciao vai. Alessia, come stai? Ciao Paolo. Ma non puoi fare le domande alla tua assistita, Paolo. Che significa, vai, cioè... Ah, è vero, è una domanda equilibrata la mia, non è una domanda né difficile né facile. Ma la domanda equilibrata. Ma falla chiaro a Siria, falla la domanda. Avevo piacere a farla alla mia assistita e vi assicuro che non c'era scam nella mia domanda. Madux, tu che vedi scam in tutto perché vivi in una città partenopea, ti capisco, non ti biasimo. Allora, Paolo, tu vuoi ma nella mia domanda non c'era scam. Posso fare la domanda? Posso fare la domanda? La domanda per Alessia era: quando è scoppiata la seconda guerra mondiale? Alessia, va bene, che vai fare? Nel 1939. Scusami. Sì, ma non ti arrabbiare. Scusami. Nel 39. Risposta... Corretto. Sì, perfetto, perfetto. Dovuto pensare. Bravo. Pessima, pessima figura, pessima sinergia. Però ha avuto la stoffa di tenerti testa, quindi complimenti. Brava, brava Alessia, alla stoffa. Alla fine, chat, sarete voi a decidere insieme a noi chi è che ha la stoffa, quindi tenete d'occhio. Facciamo una domanda a Siria, direi che la può fare Madux. Te lo mandate su piccola critica per il format, per le prossime domande cerchiamo di rispondere Insta, perché poi c'è il dubbio del... Sì, aspetta, Siria, se non sai la domanda insulta il giudice. Guarda, però non me, Paolo, io da persona onesta la faccio ad un altro cavallo e non al mio cavallo di battaglia, perché sono un giudice onesto, sono un signore. Ricordiamo che non sono cavalli, ma persone. Sta per dire... No, ma è un piccolo defaianza, ha pezzo un'altra cosa, l'ha detto. Non è che Nicole è una cavalla, forse sì, però scusatemi. Apprezzo. L'università più prestigiosa di Parigi, Siria, gentilmente. Boh. Non lo so, cioè, io... Vabbè, se non le sai, ha detto il tuo, diciamo... hai una strategia suggerita dal tuo... Paolo Cannone 22, puoi insultarlo. Cioè, se non la sai, di rispondere un insulto verso di me. Ah, mi puoi insultare, Siria, ma secondo me non ti conviene, te lo dico da amico. Ma io tesoro non ti insulto, non lo so. Ma nemmeno io tesoro, se mi chiami così iniziamo a essere molto più amichevoli di te, Andrea. Cioè adesso non mi viene in mente, poi magari vado a vedere qual è e lo spiego. Forse. Perfetto. Se vedi qual è ovvio che lo sai comunque. Scusatemi, sta perfetto, andando non c'è risposta. Purtroppo sei stata lasciata anche senza mentor. Ma stavo andando a pisciare nel momento in cui c'era più bisogno. No, stavo salutando Luis. Ciao Luis. Luis. Ciao. Ciao Luis. Ciao, mi fa va bene, va bene. La risposta era la Sorbona, ma non importa, non importa. Quanto, qua non importa chi totalizza quanto, è giusto così per... Brava Silvia, a me sei piaciuta, a me sei piaciuta molto. Raga, io conosco la mia università, per il Notre Dame. Notevolissima risposta Notre Dame. E va bene, adesso Andrea puoi fare una domanda a Chiara. Chiara, cosa ruota intorno alla Terra? Chiara, non ti abbiamo sentito. Non ti sentiamo. Ora no. No, c'è un piccolo problema di microfono. Non è uno scherzo, non sorride, non ti stiamo prendendo per il ventriloquo. Prova a spegnere e riaccendere, che funziona sempre nel mondo. Prova a uscire e rientrare nella chiamata.
like. Il tecnico che ha il suo concorrente, certo, che chiede la domanda, secondo me, del sole è un po' forte, eh? Posso fare una piccola critica? Posso... Questa domanda va rifatta perché lei ha usato questa scusa per andare a leggere la domanda. È una vergogna che una ragazza... L'unico Copernico Enrico, Enrico, è vergognoso. Non sa che il sole gira attorno alla Terra? Veramente ignorante. Veramente. Ma io lo sapevo! La sapevi tu, Siria? La sapevi? No, che... Un punto a Siria, dolore, perché mi stava una domanda facile. Grande Siria. Facilissima. Più facile questa cosa del sole. Brava Siria, bravissima. Grande, complimenti, brava Siria. Grazie. Voglio bene tutti. Dai, se te la dicevo a te, era giusta, cacchiarola. Vedi? Ora non essere così pomposo. No, Andrea! È tutto un fatto di tempismo, comunque. Vabbè, Siri è molto simpatica. Vabbè, intanto andiamo, facciamone un'altra, ne faccio un'altra a Mon. Potremmo mix it up, but... Nicole si chiama. Moni, che... Sal, Vincenzo. Sal, come vuoi, Pasquale. Va bene tutto. Prego, anche. Allora, ti faccio una domanda. Scusate, stavo aiutando in qualità di tecnico. Forse è tornata chiara. Vai, vai. Intanto ti faccio una domanda. È tornata chiara. Vai. Scusate, senti, parlaci. Mi sentite adesso? Yes. Cosa gira intorno alla Terra, Chiara? No, cambia domanda. No, vediamo se la sapeva. No, comunque è la Terra che gira intorno al Sole, nulla gira intorno alla Terra. Nulla gira intorno alla Terra è una risposta molto pericolosa, Chiara. Molto pericolosa, Chiara. Vabbè, nel senso che si sa che nel sistema planetario sono gli altri pianeti. Ti invito a pensare a cosa gira intorno alla Terra. Per me è ok così, ci sta. Chiara, ti voglio aiutare, ti invito la notte, cosa vedi in cielo? Paolo, fatti un paiolo di cazzi tuoi, non parlare a Chiara. Chiedi a me se vuoi parlare a Chiara, ok? Cosa è il 2020? Io seguo i consigli del mio mentore, quindi posso rispondere io? C'hai un mentore del cazzo! Scusami, Enrico. Massimo rispetto per chi canta e fa il tuo lavoro. Bravo. È uscita una sdragata a ridere. Vabbè. Va bene. Comunque, mi è piaciuto che sei andata contro l'autorità qui, perché non hai risposto alla domanda. Hai detto, è una domanda di merda, volevi farmi un trabocchino e io non ci casco nei trabocchini. Un trabocchino è un po' strano. Ho sbagliato io. Anche fino alla posizione di giudice può ammettere un errore per far vedere che... È il sintomo di intelligenza, Enrico, ma la risposta l'abbiamo data alla domanda che il trabocchino posto. È per pochi. Io vorrei parlare, vorrei fare un'altra domanda a Minù, se mi può elencare i continenti. Nadia Toffa aveva la stoffa? Oh. Alessio, sulle mani Minù, sulle mani per favore. Anche noi giudici, che potrebbe sembrare che poi... Vai. Alessia, subito. Allora, continenti, sì. Ah, io? Oddio, scusate. Ah, sì. Ok. Allora, chiudi gli occhi se è possibile. Siamo più tranquilli. Per concentrarti. Benissimo, concentrati ad occhi allora, chiusi. L'Asia, l'Africa, la... No! L'Asia, l'Africa, l'America, Asia, Africa, America, Roma. Non riesci a tenere gli occhi chiusi, puoi girare la testa dall'altro lato. Brava, sì. Dai un'ultima occhiata importante. Vai. Questo è uno scam. No, posso tenerli chiusi. Sì. Mi sono persa. Allora, Africa, Asia, America, le Indie, Europa. India? No. Brava. Dopo parte della... Le Indie. Le Indie, ok. No, avevo capito India che fa parte della... Ma sì, ci sta. Le Indie, va bene. Poi... America e... L'ultimo. Ti do una mano, Sydney. Sydney è in... Oh mio Dio. Allora, diciamo che arriva la tua amica Oceania.
Cos'è? Oceania, Oceania, sì. Brava, okay. Brava. Ah, per me la sapeva, ragazzi. No, no, Paolo. No. E per vedere, allora la risposta giusta non è detto che sia quello che dimostra che hai la stoffa, capito? Qua è una questione di mettere sotto pressione. Uno aumenta tantissimo la pressione e si vede cosa succede. Perfetto. Le Indie dove sono? Solamente questa ultima domanda, in che continente sono le Indie? Bravo Paolo che metti in difficoltà la tua pupilla. No, le Indie sono le Indie. Brava, era trabocchetto questo. Le Indie sono le Indie. Bravissima. Okay. Beh, andiamo avanti. Vabbè, Madux ride ma non sa un cazzo. È per questo sto ridendo. Ah, vai Madux. Chi devo fare la domanda? Scusami. Chi vuoi? Siria, puoi fare una domanda molto semplice, molto perspicace. Sì, cioè, spero che poi non mi odi, sono loro che mettono. Però non fare domande su Napoli, Ma falta anche su Napoli, lasciami parlare, non fare il cafone, gentilmente. Rispetto per gli emergenti, per favore. Scusami, Siria. Dicevo, quale mare separa l'Italia dalla Jugoslavia? Questa è una domanda. Questa è una domanda a trabocchino, attenzione. Quale mare separa l'Italia dalla Jugoslavia? Capito? Non ho capito, ripeti. Brava! Quale mare? Come venne chiamato il milione di ragazzi che durante il giubileo del 2000 si radunò a Roma per pregare con il Papa? Io ho capito giubileo e Papa. Ma è la costa? Sono i meridiani o i paralleli a passare per i poli? Punto di domanda. I meridiani. Bravo. Bella frase. Ho fatto la domanda 50 volte. Se non sai più questa. No, vabbè, ma se non è un. Siega, una domanda. Scusatemi, Siega, una domanda a boss che non vale. Il meridiano più famoso da cui partono gli altri. Come Greenwich, si chiama? Greenwich. Forte, la sapeva così. È un parallelo, non è un meridiano. Posso dire una cosa alla mia concorrente, per favore? Posso un time out, diciamo, di gioco? Mi raccomando, non dare peso più di tanto alle loro parole, siamo tra amici, mi raccomando. È una chiacchierata. Ok. Vabbè. Ora porrò un quesito a Monella. Dai, fammi questo quesito, sono pronta. C'è quello rettilineo uniforme. Ah? C'è quello rettilineo uniforme. Moto? Brava, bene. Giusto. Io avrei detto di mandare una foto del rettilineo uniforme. Io avrei detto autostrada. Un parallelo. Brava, brava. Adesso qualcuno metta. Ponga pure una domanda chiara. Vai Paolone. E qualcuno fa un piccolo eco. Ciao Chiara, ti faccio una domanda anch'io. Allora, in cosa consiste, vai. Questa forse era più da Madox ma te la rubo, il miracolo di San Gennaro? Non saperla è grave. Chiara. Il miracolo di San Gennaro, chiudi gli occhi anche tu, per favore, Chiara. Per sbaglio pure la dovresti sapere. Cioè. Stai forse credendo che la mia Chiara, insisto, copri. Chiudi gli occhi, Chiara, per favore, o girati. No, girati. Cosa stai facendo alzando le mani? Scusa. Non è che non vedi più improvvisamente. No, volevo dimostrare. Che non ha nulla. Non come Faminu. Ma cosa? No, aspettate che Chiara si sta concentrando. Chiara, con calma, ci puoi arrivare. Se non erro, un detto utilizzato a Napoli relativamente all'avere un anno buono. Ma il miracolo in cosa consiste? Miracolo, che cosa fa San Gennaro? La solidificazione del sangue. No. Come no? Non lo so, Marius, com'è, cos'è che fa?
mi squaglia il sangue di San Gennaro. Vabbè, uguale, è uguale, è uguale. No, no, non è uguale. Dire, cagare, per esempio, quest'anno, no, quest'anno, esce, non, si... Esce, quest'anno non si è sciolto. E quindi, l'ultima volta che il sangue non si è sciolto, c'è stato il terremoto. Tutte le volte che non si è sciolto il sangue, ci sono state un po' di catastrofi. Quindi... L'anno scorso si è sciolto e hanno fatto il mio COVID. Grande San Gennaro. Comunque. Vabbè, è naturale che Chiara non sia. Quest'anno non si è sciolto. Cosa verrà? Queste mignottate, scusate. Chi è che ha preparato queste domande? Da Napoli. Ma non è, questo è il razzismo territoriale, perché questo è informazione generale sulla cultura italiana. La un'altra gente, cosa, ragazzi, la gente da fuori d'Italia. Perché, scusa? Perché non sapeva del miracolo di San Gennaro e lei ci è rimasta male e si è messa a piangere. Non è vero, sembra stiamo piangendo. Vabbè, niente, andiamo avanti, scusami Madux. Io volevo chiedere una cosa, una domanda menù di attualità, che siccome su Twitch abbiamo iniziato tutti a parlare di politica, ti volevo chiedere chi è il presidente del consiglio nella nostra nazione. Oddio, chiudi gli occhi per favore. No, li chiude. No. Okay. No. Okay. Ok. Porca vacca. Non è porca vacca? Sarebbe molto inappropriato per un politico. Draghi. Era quasi Gandhi. Ma sapevi anche Sire, attenzione, Sire la sapevi tu. Smuta Sire, non si sente? Certo che la sapevi tu, Sire. Sì, beh, abbiamo cambiato a poco. Cioè, il nome come fa il drago? Il dragone... È giusto, bravo. Il dragone nostro, come fa di nome? Mario. Brava, giusto. Brava Siria, vorrei sapere brava da Siria. Per cosa era famoso? Perché per cosa era famoso precedentemente il Marione? Sì, è chiaro. Cosa si occupava? Cosa si occupava? Cosa maneggiava? Anche nei film, è stato anche in dei film. No, quello è un altro tipo di drago. No, i poteri, ti aiuto, sì, che i poteri forti. Le carte, i soldi. Come le carte? Che cazzo c'è nel portafoglio sulle carte? Un secondo, perché lo sa la mia assistita. È tipo capo della banca. Capo della banca, certo. Molto come arrogante. Al Monopoli, esattamente. Brava, BCE. Bravissimo. È il capo della Banca Mondiale, giusto. Ma andiamo avanti, Andrea, con la prossima domanda. No, ho visto che Chiara alzava la mano. Niente, vabbè, Banca Centrale Europea, BCE. Wow. Brava, mi piace anche un po' spocchiosetta, ma cosa sono queste domande? Brava, leggermente spocchiosa, sì, leggermente. Vabbè, ma se uno ha la stoffa non è che deve piegarsi. Certo. Potevi fare così poi dopo aver risposto. Sì, un po' il professor. Allora, perfetto, farò un'ulteriore domanda. Vorrei sentire proprio da Chiara, anche se la mia tanto qua è tutto mischiato. Questa è difficile, Chiara, eh? Questa è difficile. Ok. Dove si è fermato Cristo secondo Primo Levi? Ci ho fatto la mia prima tesina. Wow. L'ho messo apposta per te. Dove si è fermato Cristo? Intanto, mentre tu ci pensi, con gli occhi chiusi e il naso all'insù, sentiamo, secondo me, Monella ci può dire un po' su chi era Primo Levi. Su chi è o chi era. Un po' difficile, perché... No, come un po' difficile, Primo Levi, cazzo, non è che ho detto... Hai detto una cazzata, Enrico, attenzione, Enrico. Carlo Levi ha scritto Cristo informatore. Carlo Levi, ho trollato enormemente. Primo Levi è un'altra persona. È un altro cosa Levi. Ha fatto Primo Levi? Comunque una bella domanda. Parliamo di Primo Levi, e poi è Carlo Levi che ha scritto... LOL. So poco, so veramente poco di Primo Levi, so solo che è uno scrittore. E ha scritto... se questo è un uomo, però è l'unica cosa che ricordo, basta. Di cosa parla se questo è un uomo, ti ricordi? Ebrei. Un po', diciamo, un riassunto molto breve. Pericolosissimo. Vabbè, in breve,
Non ricordo, però sì. Cioè, sono le poche cose che ricordo. Ma per cosa è famoso? Una storia di, cioè, di giardinaggio e... no, vabbè, no. Ovviamente se qualsiasi cosa tratta di ebrei vuol dire della storia degli ebrei nei campi di concentramento e... Non proprio tutte le vicende. È un po' sminuita anche perché sono più... C'è anche questa, la Bibbia, ad esempio. Io volevo fare una domanda a Siria. Perseguitati da prima. Volevo fare una domanda a Siria, visto che siamo in questo mondo, ti volevo chiedere chi è stato per tanti anni, quasi 10 anni, lo youtuber italiano con più iscritti in Italia? Il più famoso. Vorrei che Paolo mi facesse piangere. Johnny Crick, serie. No, no, Paolo, smettila. Sorridente. Dammi un indizio. Faceva i videogiochi. PewDiePie. Scusate, ma vedo delle mani alzate, vorrei aiutare la mia assistita. No, no, aspetta, ma hai mandato tutta morte. No, penso che quello di Monella potrebbe essere sempre a Siria, ma VJ, a Siria del tempo di pensare a chi può essere, no? Che può essere, Siria? No, Monella, dopo le cose che hai detto, per favore, se alzi la mano, la sinistra, solo per evitare. Non ne sbaglia una, è lui il più bravo. Brava, l'ha detto, brava Siria. Ma no, dai, un indizio, aiutami. Ma sì, non ha detto nulla. No, ma non avevi detto, scusami, non avevi detto Fabi J? Sì, l'ho detto, cioè. Allora, vabbè. Guarda come scammano, guarda come scamma davanti al pubblico. 20.000 persone prese per il culo, veramente. Non fare una clip, gentilmente, per rivedere questa scena. Non mi è molto chiaro. E quello attuale? Quello attuale chi è? Sì, scusa, mi chiedo molto sul pezzo. Ma no, no, ora fai un'altra domanda, chiedilo a... Io ce l'ho una domanda per Siria, per capire dove ci troviamo in questo momento. Come si chiama il canale sul quale ci troviamo? Amazon Twitch. Sì, e il nome del canale? Non lo so, io vedo una paperella dai su. Bravissima, dai su Channel HD. Dai su Channel HD. Enrico, intendevi questo? Io dubito fortemente. No, no, c'è la paperella. Ma bravissimi, alla paperella. Allora, sì, che se dici guardate, Paolo, scusate, idolo... Vorrei salutare anche un secondo la paperella. Eccola qua, grazie mille paperella. Eccola. Non vedo nulla io. Un saluto alla paperella in alto sopra la testa di Madux, è la paperella. Ah, ecco. Giusto per capire. Ah, ok. Dai, vabbè, su vabbè. Il nome della stanza. A me ha fatto passare dei bellissimi 10 secondi questa gag di Siria. Grazie Siria. Ma andiamo avanti. No, torniamo a Chiara. Dove si è fermato Cristo? Ma Empoli. Eboli ad Empoli, Andrea. Adesso... ad Eboli, esatto. Chiara. Sinceramente, una domanda da amico, non mi interessa. L'hai letto? Non mi offendo se no, mi no, ma tu non sei un amico, sei il giudice di un'altra concorrente, quindi... Mamma mia, Paolo, eh. Brava, sospetta di tutti. Sempre si deve sospettare di tutti in questo settore. Sì, è arrivata anche molto diretta la tua risposta. Che stoffa, dico io. Chiara, bravissima. In Italia ti verrai sempre premiata per mentire. Complimenti. Molto bene. Maduxiera, è una domanda? Purtroppo me ne sono ancora. Fare una domanda. Posso fare una domanda? Chi è... Chiara, chi è il guidatore designato? Allora, dai Chiara, come si disegna un guidatore? No, Chiara? Designato. Ho capito chi è il guidatore designato. Allora, facciamo così, ti aiuto a metterti nella situazione, ok? Non l'aiuto, ragazzi, amici e colleghi. Immagina di essere 8 anni fa, sei in una discoteca del Veneto, ok?
una ragazza bionda ti dà il microfono e ti chiede: mi puoi dare la definizione di guidatore designato? Ma sei esperto, sei un professionista. Puoi rispondere anche in veneto se vuoi, Ma lo puoi far vedere il video per moldare? No, no, non ci guida. È 2 giorni che Andrea li guarda tutto il tempo. Ma va bene, una domanda. Chiara, il guidatore designato può bere alcol? No, perché chi guida è l'autista. Ah, allora lo sapevi. No, no, non ha visto il video. Non ha visto il video. Allora, ragazzi, volevo fare una domanda a Silvia. Non è una domanda, è per vedere cosa tira fuori dal cilindro. Tu calcola che qua su Amazon Prime i canali su cui trasmettiamo hanno diversi nomi che noi possiamo scegliere, che scegliamo noi, che poi diventano i nostri nomi. Salute. Se io ti dico Cerbero Podcast, secondo te di cosa potrebbero parlare mai, di cosa potrebbero trattare? Inventa. Parlano di stronzate, boh. Bravissima! Oh, benissima, non del tutto. Ah, no, ci ha preso in pieno comunque. Non flammiamo gli amici del Cerbero. Va bene, e io faccio la stessa domanda a Minù. Minù, non ti dico Cerbero Podcast. Se io ti dico Bobo TV, secondo te di cosa può parlare? Bobo TV? Sì. Oddio. Inventa. Devi... è la capacità di inventare questa. Allora, di... io non lo conosco. Inventa. Appunto, inventa, Alessia. Bobo Viglieri, non lo so. Di... no, dai, tipo... Bobo sembra tipo qualcosa per bambini. Cioè, tipo un nome sempliciotto. Tipo un pupazzone gigante che parla. Quindi di cosa possono trattare? Di spara a caso? Di attività, di sport per bambini. Boh, sì, dai, non lo so, di giochi. Scusami Chiara, ma io vedo che Siria lo sa, ma questa è una domanda, non è una domanda per sapere chi lo sa o non lo sa, ma è per chi trova la definizione un po' più caratteristica. Mi dispiace. Vabbè, no, invece, non ci sta. Posso fare una domanda? Aspetta, ho sempre la stessa, ma per Siria e Chiara, in tandem. Il canale invece Ivan Grieco, vi do un piccolo aiuto, ieri sera era una live splash. Di cosa parla? Di sport. Brava. Chiara? Spara più stronzate, Siria. Sì, penso anch'io di sport. Perfetto. Siamo lì. Sport e politica, portiamola lì. Sport e politica? Ma sì. Tu hai una piccola cabina di regia, Siria, o come l'impressione? Ma no, sparo l'incate così a caso, con la speranza di azzeccare. No, in generale comunque, cioè, più o meno sono questi discorsi. Ma che cazzo dici che su di politica non ce n'è uno su tutta Twitch che parla di politica? Ma ha detto giusto, Siria, non rompergli le palle. Allora. Omi Atoll. Ehi. Omi. Metti la chat solo sub e banna chi risponde. Ma è tutta emoji la chat, non ci sono neanche. No. Allora solo emoji. Ma avrà qualche emoji. Collega. Ma non è colpa mia se Siri è più brava. I pizzini. Ma chi ha mai detto politica su Twitch? Chi? Chi le scrive su WhatsApp, Siria? Nome e cognome, allora. Non lo so, cioè no, Chiara, se ti dico Moonride, secondo te che cosa può portare? Mm,
Moonrite. Beh, Moonrite significa arrivo sulla luna, Moonrite, quindi... Vediamo un attimo, Siria. Siria è molto aggiornata. Siria, dici. Anche io ho pensato alla luna, cioè vai sulla luna, è sulla luna. Certo, certo. È un collega di Adrian Fartate, giusto? Bravo, Enrico. Niente. Bravo. Vabbè, quindi, ci sono tre che si occupano di razzi, di cose grosse e che vanno su: Max Felicitas, Adrian Fartate e Moonrite, giusto? Bravo. Bravo, quindi questi razzi che vanno su sono proprio razzi, ok? Vabbè, ora ci sta. Ho collegato tutto. Monella sa, va bene. Posso fare una domanda a Nicole, gentilmente? Certo, puoi farmi tutte le domande che vuoi. Onorato, qual è la differenza tra polizia e carabinieri? Non c'è una cazzo di differenza, non fanno un cazzo entrambi. No, ma Monella, ma tu sei... Monella, ci seguiranno almeno 200 figli di carabinieri e o poliziotti. Esatto, mi dispiace, dico solo la verità. Qui c'è il fascino della divisa, sono buoni. Bravo. Ma Giulia, no, bravo. Sono più buoni i militari. No, i militari hanno più fascino. Fascino, ragazzi, mi sono preso dei multi. Di qualcosa, no, ragazzi, io dico la verità. Se io vedo queste cose, dico la verità, non cambia niente. Quindi per te, Monella, ACAB è il tuo pensiero? No, il mio pensiero, me ne sto a casa e basta. Mi sembra proprio non faccio niente. Rispetto per le forze dell'ordine. Vabbè, fatemi. Allora, ok, ho fatto i pungidilli a casa. Ok, e io direi che possiamo fare a Minù l'ultimissima. Minù, di cosa parla il canale? Paolo Idolo. Paolo Idolo. Esatto. Paolo Idolo. Paolo Idolo. Farà tipo videogiochi? Si tratta molto di videogiochi, però nello specifico non saprei. Inventa. Ipotizza un videogioco guardando davanti. Hai presente la scena di Mike Buongiorno quando va dalla ragazza e le leva i coglietti? Ma del se seno. Io ti avessi vicino, Alessia Miete, a parte che ti abbraccerei, ti accarezzerei fortissimo così sulla nuca, no? Ma poi direi, ma quale cazzo è il senso di cercare di leggere ogni risposta? Sei a scuola davanti a 20.000 persone e fai... ma non vuoi che si veda? Ma si vede, porco due! Ma se non te lo dico io, chi cazzo te lo dice? Ma voi alla DAD copiate così? Ma appunto, il DAD! Il professore esce in culo, non gli sbatte più un cazzo del depresso, pure lui per il coronavirus. No, ma dimmelo, perché magari... No, in DAD si usa direttamente Discord. Brava, no. Monella, brava! Aspetta, chi è che va a scuola di voi ancora? No, io sono in quinta. Cioè, io solitamente... Non copio, cioè, nel senso, solitamente... Io sì. A me sembra che tu abbia già tutto un sistema di specchi e leve oliato, veramente, però... Rispetto per l'umiltà e l'onestà di Nicole, comunque... Lo sapete che abbiamo 10 anni di differenza? Sì, ha più esperienza, sicuro. E ultima domanda per Chiara, poi finiamo questo blocco, non vi preoccupate. Brava, bevi, idratati che per la competizione. Allora Chiara, secondo te il canale Sdrumox di cosa può trattare? Allora, onestamente non ho mai sentito parlare di questo canale purtroppo, ma tratta di videogiochi? Del tipo sparane una a caso e tristezza sembrano le matricole di guerra. Brava, quali giochi di guerra, Chiara? Brava, so. Ok, ci sta. Perfetto, ragazze. Oh, io direi che per la fase questi sono i giochi più un attimo parlare con la mia assistita per capire il piano di guerra. Sì, aspetta, Chiara, ti sentiamo anche noi un po' in ritardo. Ti consigliamo
di riuscire, di chiudere l'app e di rientrare. Tanto ora Paolo vuole parlare con la sua assistita. No, ma ha lo stesso problema che hanno avuto altri ospiti, che se siamo troppe cam, i cellulari non ce la fanno. Alcuni cellulari non ce la fanno, quindi dobbiamo essere di meno, semplicemente. Non ci si può fare niente. Ok, intanto quindi lascio da soli, magari facciamo di nuovo un piccolo meetup breve, con tutti i mentori. Un paio di prima cose. Del prossimo slots. Andrea, scrivimi cosa vuoi fare per il prossimo slots. Sì, sì. Allora, vita mia, Paolo, Alessia, io ti giuro su Dio, sono l'unico su questa barca che è dalla tua parte, però tu mi devi venire incontro, ok? Cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo fare? Prima di tutto dobbiamo affrontare le nostre insicurezze. Se tu non sai un qualcosa, a me vai bene così. Per me, per tutto il content, potevi rispondere non lo so, ed eri perfetta per me. Però preferisco questo rispetto a mettere sotto il tappetino le nostre insicurezze, perché prima o poi la polvere uscirà fuori e la nostra casa diventerà una merda. Per sfondare abbiamo bisogno di accettare ciò che siamo e poi da lì muoverci in avanti. Tu che cosa vuoi fare? Che cosa vuoi portare al mondo che ti rende unica, particolare, speciale e dice «Ah, che bella vita!» Allora, sicuramente... c'è appunto la sincerità prima di tutto, e su questo c'hai ragione, e accetto che ho sbagliato, quindi devo partire molto più sicura di me, quindi ecco, insomma. Quindi... Boh. Oddio, aspetta, sei un attimo blu. Ok, si sente? Sì, ti sento. Dove eravamo rimasti? Dico, che cosa vuoi portare perché la gente dica hai la stoffa, hai quel qualcosa per sfondare, sei speciale, unica in quello che sei? Allora, se abbiamo detto che tanto non basta essere solari, ovviamente... No, ci sono un sacco di persone solari. Basta essere così, sicuramente è una cosa che io... che io faccio, appunto, che è il cosplay. So che per sfondare vanno molto tipo i cosplay tipo Neko, quindi comunque Neko cose... che cos'è Neko? Neko è tipo ti vesti da gattino, oppure tipo Bunny Girl, tutte quelle robe là. Okay. Gatti, insomma, che piacciono molto. Ok. Non so se si intende, ecco. Ok. Quindi ecco, tutti quei furri, un furri. Po' tipo tipo l'infermiera dei Pokémon, ecco, tutte quelle robe lì, che praticamente è quello che... Un po' a sfondo sexy, piace. Insomma. Sì, abbastanza, perché nel mondo del cosplay c'è anche quello, quindi ecco, a me piace anche molto, quindi sì, esatto. Quindi tu per sfondare vuoi essere la migliore cosplayer? Sì, sarebbe proprio il top. Almeno ha una passione. Cosa serve per essere la migliore? Almeno non dice voglio diventare famosa, almeno dice voglio sfondare col cosplay. Assolutamente immedesimare nel personaggio, cioè, devi completamente visione... diventare quel personaggio brutta. E agire come esso e interagire con le altre persone, ecco, proprio come se tu fossi veramente quel personaggio. Quella persona ti guarda e dice cacchio, ma è proprio si sente Neko, si sente gattino. No, vabbè, sto parlando di quello perché, insomma, alla gente piace anche quello, ovviamente, e fa parte del cosplay. Però, ecco, per essere una brava cosplayer devi saper entrare nel personaggio proprio eccellentemente, quindi proprio devi rappresentarlo. Immedesimarti, la prima cosa è immedesimarti alla perfezione. Tu guardi quella persona che può essere... vabbè, abbiamo capito, immedesimazione l'abbiamo capito, dopo. Esatto. Ovviamente ci deve essere una gran preparazione dietro, quindi anche come aspetto, tu guardare e dici, oh mio Dio, ma quello è veramente Levi, devi proprio comportarti, ad esempio se tu fai un cosplay di Levi di Attack on Titan, di Levi, devi essere uno stronzo e comportarti con gli altri come se tu fossi lui, quindi in medesimazione anche. Di aspetto devi essere impeccabile, assomigliare adesso. Ok, Va bene, grazie Paolo, prego. Poi cos'altro c'è per essere la migliore cosplayer?
appunto devi saper portare tutti i personaggi, tutti i tipi di personaggi, quindi ci sono anche ragazze che fanno cosplay di ragazzi, che siano magari cosplay un po' più coperti o un po' più scoperti, ecco, quindi devi saper fare di tutto, veramente, qualsiasi personaggio, e quindi niente, ovviamente poi per sfondare puoi anche ad esempio fare collaborazioni con altre persone. Ok, grazie, immedesimarsi e collaborare con persone più. Basta, non è Paolo Cannone. No, ovviamente che ti portano, ti potrebbero portare ad essere anche più conosciuto, e poi appunto devi fare di tutto, quindi niente, questo. Beh, perfetto. Enrico, dimmi. Non puoi, non puoi abbandonarla. Fammi uscire dalla stanza. Fammi uscire dalla stanza. E adesso che devo fare? No, no, è una volta che sei uscito che... Va bene, andiamo avanti. Faccio una chiacchierata con Chiara, veloce. Eccoci. Chiara. Non è stato facile, non è stato facile, un po' per i problemi tecnici, ma questi si dovrebbero risolvere. Io so... Ma Chiara è uguale a mia cugina. Tu hai tanto da dare. E si chiama Chiara, mia cugina. Bene, mi fa piacere, tu creda in me. Ho bisogno che tu creda in te quanto io credo in te. Va bene, Chiara. Adesso ci sarà una sfida dove potrai dare tanto. No, non è mia cugina. Non lei. Ho altro da dirti che... un bel momento di concentrazione, un bel respiro, fai vedere di più chi sei, intendo, perché è bannabile, far vedere di più nell'altro senso, fai vedere di più chi sei e la gente non potrà che amarti, ricordatelo. Grazie. Ciao Nicole. Madux. Ma mi fa spaccare il microfono di Nicole. Anche per me è sempre un piacere. Tutto sommato. Tanto ormai sta andando liscia come l'olio. Però... ci sono dei problemi. No, in casa mia si rompe la roba. È il miracolo di San Gennaro. Vedi? È stato proprio quello. Sì, ti dicevo, ci siamo detti tutto all'inizio. Va bene così. Come ti va la vita? Tutto bene, Madux? Ah, tutto regolare, guarda, non mi lamento, tu? Un po' di alti e bassi, però. Ma cosa perché fanno? No, dai. Si fanno il confezionale tra di loro. Ma non è che ci si deve conoscere. Ed è molto meglio stare così. Cosa stanno dicendo? Ma è uno ci speed date. Comunque abbiamo detto tutto, diciamo. Sì. Sì. Va bene, era una richiesta d'aiuto, Madux. No. Scusa, non mi avete avvisato letteralmente un'ora fa di fare questa cosa, sono un po', stavo un po', diciamo... Va bene, va bene, passiamo all'ultima coppia. Oh, eccoci qui. Brava Siria. Io non ti voglio fare i discorsi che fanno gli altri, che sono tutte puttanate, quello che dico. Tu spara... Hai fatto benissimo prima a sparare un sacco di stronzate. Spariamo minchiate, brava. Perché tanto alla fine dobbiamo acchiappare il pubblico. Quindi... Tu spara stronzate e poi ridi. Più grassa è la stronzata, più la gente si diverte. Brava, hai fatto tutto bene. Qualcosa non la sai, dici una puttanata, cose non cose. Secondo me sei la più preferita. E secondo me sei quella che se la sta cavando meglio. Ridi, spara puttanate, divertiti e manda tutti a fanculo. Questo è il motto. E ricordati che... Errori scompara, quindi ci sta. Ma fai errori, fai casino. Allora, se gli altri stanno giocando a scacchi, tu prendi la scacchiera e gliela lanci addosso. Così li fai. Vai, capito? Perché si fanno tutti i piani. Tu butta nel cacciara e fidati che li destabilizzi, ok? E ricordati che stai navigando nella merda, eh? Merdissima. Brava, brava. Alla fine ci porta la fortuna. Più in basso di così non puoi andare. Esatto. Perfetto. Io ho detto tutto, non ho niente da dire perché ormai Siria è già... Non ha già neanche più bisogno di me, per cui io sono... Più che consigliarti altro, io sono già... So di essere io in buone mani. Guarda. Ti adoro, sei un mentore top. Grazie, grazie. Beviamo?
Bevi, bevi. Perfetto. Allora, adesso facciamo entrare una ragazza alla volta. Cioè, adesso è il momento dove aizziamo il pubblico a tifarle. Possiamo fare una cosa del genere? Se, dopo, fare dopo, quello che vuoi, durante... Ok. Vai, vai. Chi è? Chi è? No, anche, se no durante la votazione, prima della votazione finale, secondo me, no? Sì, sì. Eh sì, certo, certo. Allora, adesso facciamo questo secondo e ultimo segmento, quindi chat, occhi aperti. Faremo qualche domanda e poi la prova di... Decideranno loro due tra tre opzioni possibili. Ok, volevo fare menu. Paolo, prego... Paolo, no, tu non puoi parlare. Vabbè, non parlare. Menu, ti volevo fare... ovviamente... Solo questo, solo questo, solo questo. Menu, proveranno a metterti in difficoltà. Io sono stato peggio di tutti e tre messi insieme. Sei sì. Regina. Sei regina, sì, spaccali, sì. Spaccali. Menu, okay. Menu, scusami. Il tuo mentore ti sta mettendo in difficoltà, vuol dire che probabilmente non si adatta in questo mondo se ti fai mettere i piedi in testa da uno che ha la piazza in testa. Comunque, wow. Volevo dirti una cosa, cos'è l'urlo del Sum? Sum? È l'urlo che ha fatto il calciatore dopo il gol, penso. Io ci stavo parlando un po' di un po' di robe internetoidi. Cos'è, sì. Chi è che dice urlo del Sum? Oh madonna, no, non mi ricordo il calciatore che l'aveva... Cioè, mi ricordo che appunto questa esclamazione che si dice sempre Sum dopo il ma gol. Ma si dice anche in delle situazioni normali, no? Tipo... Sì, sì, sì. A te mai è successo di sentirlo dire, magari al ristorante, così, no? Ci sta. Sì, cioè, un'esclamazione di... Cioè, di euforia, sì, ad esempio, esatto, che ne so, sì, di euforia, esatto. Cioè, tipo, io quelle cose le tiro fuori quando non ho niente da dire. Tipo, appunto, se prima mi avevi fatto una domanda a caso cui non sapevo rispondere, ti avevo risposto Sum così a caso per rompere un attimo un po' il ghiaccio, ecco. Sì, oppure che ne so, il cassiere magari gli lasci il resto. Lui cosa dice? Sum. Volevo fare un'altra domanda. Preferiresti consumare un rapporto sessuale con un uomo con il viso da formica o una formica con le fattezze umane? Quindi la formica cosa cambierebbe? Cioè, tu hai la faccia da formica, ma cioè, quindi ha le no, zampe. Dentro alla testa è una formica. Ma tanto, cioè... Attento, direi... Alessio, questa è la più... Dai, Paolo, non puoi dire niente. Oddio, ma mi sa con le fattezze umane, penso. Quindi uno che fa... No, no, ma che oddio, solamente... che... Me... Adesso devo un attimo ripresentare. Oddio, con la testa da formica, ma in realtà cioè, il viso non conta molto durante il... Cioè, si conta, però... Cerca di immedesimarti, scusatemi. Difficile. Allora, guarda, c'è uno così, questa qua è la formica dentro il corpo. Sembra più un gracchio. Magari chi è il tuo uomo preferito della Terra? Il mio uomo preferito, Johnny Depp. C'è Johnny Depp nel corpo di una formica. Oh mio Dio, no, non mi arrabbierebbe per niente, quindi direi con la testa di una formica. Quindi Johnny Depp con la testa di una formica. La testa non c'è. Ah, ho capito, tipo... O tutto formica o tutto uomo, però dentro c'è... l'essenza di una formica o nella formica l'essenza di Johnny Depp, che moltissimi chiamano Johnny Depp. Quindi un rapporto con una formica. Oh mio Dio, ma potrebbe essere interessante. Beh, potresti ma non ci sono molte zampettine stimolanti, la formica. Infatti ci stavo pensando adesso. L'antennino, un piccolo l'antennino è proprio naturale, vedi, guarda come sì, fa. Sì, cioè, c'è la cosa che... Sì, sicuramente. Oh mio Dio. Io Enrico passo nelle live a farti complimenti, scusami, finisce sempre male così, ma ti voglio cosa? Bene. Ho detto l'antennino. Sì, si è capito l'antennino, sì, quello, ma sì, cioè non ho mai avuto rapporti, ma si potrebbe, non lo so. Cioè... Non hai mai avuto un rapporto con la formica? Scusa. No. Va bene, ci sta. Sei ancora giovane, ma penso sia normale. Esatto, no, ancora no, sì. Questa, va bene. Questa è una domanda che faremo a tutte.
Gennaro Schiantese ti ha appena donato 5.000 euro su Twitch. Come lo ringrazieresti? E subito dopo, come utilizzeresti questi soldi? Bella. Allora, dico sempre soldi dare in beneficenza, ovviamente. Okay, chi è che me li ha donati? Potete ripetere il nome? Gennaro Schiantese. Ciao Gennaro, con... no, brava, brava, grazie. prova. Ciao Gennaro, grazie mille, lo apprezzo tantissimo e ne farò buon uso. E... niente, ti voglio tanto bene. Bravissima! Ci vuole poco per il tuo guarda, qua mi hai veramente, non dovrei dirlo, ma mi hai stupito. Brava, ben fatto. Mm-hmm. Cosa pensano i tuoi genitori di questo format? Sinceramente non penso che... ritengono, ecco, che sia una cosa molto sensata e preferirebbero che sia probabilmente a studiare in questo momento. Ma Gennaro ti ha appena donato 5.000 euro. Infatti dopo questo potrebbero cambiare idea. Quindi... sì, però appena vengono a sapere che ti sei scopato una formica. No, quello però non si dice. Però te l'ha chiesto Gennaro prima di donarti quei 5.000 euro, se no non ti avrebbe donato quei soldi. Cioè, come diresti quei tuoi che ti hanno donato 5.000 euro? Cosa gli diresti? Scusate, mi ha donato... cioè, cosa mi ha chiesto Gennaro? Di scoparti la formica. No, pensaci, non è facile, perché comunque è difficile come scelta. Va bene. Va bene, no, Minù. La vita si dovrà popolare di tutto, quindi... ma sì, brava. Cioè, per 5.000, cioè... cazzo, sono un sacco di soldi. L'importante è che ci siano le protezioni, poi, cioè... brava, il preservativo alla formica... Dai, che schifo, Enrico, bravo di nuovo, non ne sbagli uno. Allora, Minù, adesso è arrivato il momento della prova più classica. Ok. Ci sono tre attività. ASMR, danza e canto. Danza non sessuale e canto. Scegliene due e esibisciti. Che poi se sia sessuale o meno lo decide il pubblico. È molto ASMR, la prima. La prima cosa è ASMR, sì. Sempre se ti senti di farlo. Certo. Io qui ho anche questo teoricamente. Allora è ASMR. Scegli tu. Io voterei per l'ASMR perché non ho le condizioni, vorrei far danza ma non sono le condizioni. Dovresti fare tutti quanti se uno possono sceglierlo, anche nessuno fai... no, uno, io sceglierei l'ASMR perché purtroppo non sono le condizioni. Prego vai. Però mi dite un attimo come si sente, se faccio tipo... si sente? Sì. Benissimo. Oddio. Questa è la formica che si prepara. Esattamente. Ma mettici anche a noi, perché sennò sembra troppo cringe così. Dimmi adesso, signore! Vai, Stellina! Vai. Non so se si sente, però. Va una bomba. Anche con la voce, se vuoi. Non so se hai mai eseguito Lucy Lane. Lasciamola esibire. Scusa. Non ho mai fatto ASMR. Ma spero che vi piaccia. Non so neanche com'è la qualità, però farò del mio meglio. E niente. Buonanotte. Actually good. Mi sto sentendo molto cringe a fare questa cosa, ma lo faccio per voi. Ciao Paolo. Brava. Scusa. Alessia, i pagini solamente a pagamento, li devi mandare, mi raccomando. Va bene, facciamo 50. Che scherzo. Buono. 50 bocca. Va bene, perfetto. Che fanno ASMR che per 2 euro te ne mandano pure 2. Però vabbè. Minù, grazie mille. Facciamo entrare la prossima. La numero 1. Alessia Minù, bravissima. Si è difesa alla grande. La numero 1, ragazzi, alla stoffa. Ce l'ha tutta quanta. Adesso Chiara.
Chiara, ciao, vai, Chiara. Vai con Dio. Ciao. Ciao Chiara. E ciao Chiara. Buonasera. Volevo comunque chiederti, anche a te, se su Twitch Gennaro Schiantese ti ha appena donato 5.000 euro, come lo ringrazieresti? Beh, sicuramente appunto lo ringrazierei a dovere, perché con questi 5.000 euro potrei realizzare uno dei miei tanti sogni, e quindi forse lo inviterei magari per una piccola permanenza nel posto in cui andrei, grazie a questa donazione, ecco. Ma è un invito a letto, Chiara, o abbiamo letto noi, perché viviamo in una società dove tutto viene sessualizzato? Assolutamente no. Ma io ti dico una cosa, Chiara, se Gennaro Schiantese ti dona 5.000 euro e tu lo inviti nel posto dove vai in viaggio, e poi sul dunque dici: Gennaro, pensavo ai vostri amici, Gennaro si ammazza e forse in un impeto di ira prova anche ad uccidere. Ma questo lo dici tu, però. Ma io ti voglio proteggere, Chiara. Addirittura. Eh sì, stai attento. Chiara, come ti volevo chiedere, come lo ringrazieresti? Presterò attenzione, allora, grazie per il consiglio, Paolo. Ma per te questo è altro, Chiara. Chiara, ti volevo chiedere, come lo ringrazieresti proprio se, ad esempio, adesso arriva una donazione di Gennaro Schiantese 5.000, come lo ringrazieresti proprio in diretta? Non dirmelo, proprio ringrazialo. Allora, se a me donassero 5.000 euro, io adesso mi chiuderebbero il canale, immagino. Ma Chiara, ma devi fare... Gennaro, non dovevi, Gennaro, oddio! Con questi soldi finalmente potrò pagare tutte le mie modelle, tutti i miei vizi, le cose più brutte che ho. Ed esci pazza! Io non ho nessuna modella da pagare, fortunatamente. È una risposta. Perfetto, perfetto. Ti volevo fare un'altra domanda. Qual è il tuo colore preferito e perché? Mi piace l'azzurro perché è il colore del cielo. Sempre piaciuto l'azzurro, fin da quando sono piccola. Brava, bravissima. Madox, c'è una domanda? Sì. Chi può amare l'Italia più di un italiano che vive in Svizzera? Penso un italiano che viva in Italia. L'italiano vive a Messina. Cambia la tua opinione o rimane la stessa? No, dai, rimane la stessa. Perfetto. E ho un'ultima domanda, secondo me abbastanza interessante. Provo così. E tu e Madux è il ragazzo blu. Metti caso, proprio ipoteticamente, siete in una diretta come queste e diciamo scatta il sentimento, ok? Tu cosa faresti? Lo esprimeresti in live oppure ti tireresti, faresti diciamo tutto dietro le quinte nella vita privata? Beh, probabilmente preferirei passare a un incontro in persona e non esprimere prima del dovuto qualcosa in live, quindi da un telefono. Mi piacciono molto di più i rapporti reali. Penso anche a lui, in ogni caso. Certo. Andrea, stai annotando sul PC? Sto annotando. No, sto annotando per... annoto tutto, così poi alla fine posso dire le mie... Invece tu, uomo, ti rifaccio la domanda dell'uomo formica, secondo me molto interessante. Preferiresti consumare un rapporto con un uomo con il viso da formica o una formica con le fattezze umane? È
È come se ti chiedessi, preferiresti andare a letto con la tua fidanzata sapendo che in realtà all'interno c'è la testa di tua madre o andare a letto con una donna che ha il corpo di tua madre ma la testa della tua fidanzata? Come c'è Cosa finita la testa di risponderesti? mia madre nella mia fidanzata? A parte questo, però Chiara, per favore non cambiare Come la domanda, ci che finisce la testa di una formica nel corpo di un la umano? domanda era molto seria e qui non c'è da scherzare perché la ragazza Alessia ha risposto benissimo prima. Rispondi anche tu, per favore. Penso mi tirerei indietro e starei a secco per un po' di tempo. Non è una risposta, non è una risposta. Ci stai anche un po' innervosendo, non rispondendo. All'inizio del gioco avevate detto che se ci sarebbero state delle domande a cui non avremmo potuto rispondere, avremmo potuto evitare di rispondere, quindi mi sto attenendo alle vostre parole. Grazie, ti sa bene. Allora, Enrico, questo è uno scherzo. Andrea, Madux, se lei non risponde a questa domanda, io non vado avanti con lo show. Chiara, io ti consiglio di rispondere perché Paolo si sta un po' inalberando, e lo dico per il bene, diciamo, un po' di tutti. Io ti consiglio di Mi rispondere. sta addirittura togliendo la felpa, ragazzi, non ci Sì, credo. si sta inalberando, neanche io ci credo, non l'ho mai No, visto così Paolo, calma, timido. puoi anche rispondere una Tu cosa. volevi sapere che c'è cosa? Rispondi a quella cazzo di domanda! Formica, testa o testa? Com'è la domanda? Scusami, Enrico. Corpo formica, ma mentalità umana o il contrario? Corpo umano. Brava, avrei risposto anch'io così, sei stata gentilissima, grazie per la risposta. Namaste. Io Grazie a sono te, grazie mille. Nankurunaicha. Paolo, però non ti scaldare così tanto, Allora, io dico questo, non so se la stoffa, ma Chiara ha i Infatti, visto che si è controcoglioni. addirittura tolto la felpa, non me Sì, si è un po' l'aspettavo. inalberato, non l'ho mai visto così, eh. Ma non sa ancora controllare tutta la sua forza. Ecco la sua. Quella è la medaglia, pensa, è la medaglia che ha vinto per l'autocontrollo del E non è 2017. sbagliata una, Enrico. Finiamo la live che Ma ti dai, stringo la ti mano. succhiare il cazzo ogni cosa che Che dici. ogni cosa che dici ti vorrei succhiare il cazzo. Scusami, possiamo fare un applauso a Enrico? Perché amo Ma andiamo Enrico. avanti, vabbè, grazie, Andiamo andiamo. avanti. Chiara, Quindi tu. lascio il posto alle altre? Vuoi ti faccio la domanda a diritto? Vuoi, siccome su Twitch siamo tutti degli showman, showgirl. Ah, è vero, la prova. La prova, vuoi fare la prova o vuoi non fare la prova? Se la vuoi fare, devi scegliere tra ASMR, ballo o canto. Ballo non Dai, sessuale, faccio un attenzione. pezzettino di canto, anche se... No, No, vabbè, ho deciso il canto. no. Ok, canto. Premessa, non ho mai preso lezioni di canto, la maggior parte delle volte canto sotto la doccia e non ho molta esperienza in quest'ambito, però... Qui su Twitch puoi farlo, eh? Se hai una piccola Vediamo. doccia portatile, ti invito ad andarci. No, adesso, non adesso. Prossima volta, come la vasca, prossima volta. Sembriamo dei pazzi, You can tanto. tell Un everybody. saluto alla loggia Petauro. This is your song. I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Sono molto emozionata, Ma scusatemi. vai, Chiara, metti una screma in terra, Enrico, questa cantante provetta. Non è male, non è male, Vai, Chiara, spacca tutti. Ok, rifaccio il primo. And you can tell everybody this is your song. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put it down in words how wonderful life is while you're in the war. È il tuo That's canto, Chiara, è all. la I'm tua done. voce, è la tua espressione, le tue emozioni. Bravissima, noi qua dovremmo ti farti conto, dovremmo remarti conto, ma per me puoi tranquillamente vincere
Hai la stoffa, brava Chiara. Hai la stoffa per cantare, questo è vero, sei molto brava. Avrai la stoffa per Twitch? Lo vedremo. Complimenti. Lo scopriremo tra poco. Complimenti per la canzone. Grazie Chiara. Grazie. Prego, Chiara. Sono stupita che ho ricevuto complimenti da Paolo. Chiara, io non ho nulla contro di te, spero che la tua vita sia bella e morirai felice. Ti auguro lo stesso, grazie. Va bene, un complimento namaste. Difficile da comprendere. Namaste, ecco, vedi che ancora una volta. Questa, namaste, di... occhio perché esce fuori e diverrà un meme supremo. Namaste, a casaccio e sta bene su tutto. È forte, è forte. Ma noi ringraziamo Chiara, namaste, e facciamo entrare invece la prossima concorrente, Monella. Ehi, Monella. Purtroppo Marcus non potrà parlare. Va benissimo, me la cavo da sola. Posso parlare almeno per dare una carica iniziale, scusami. Quello sei, ma quello naturalmente. Ma me la cavo tranquilla, quindi. Vabbè, allora non dico nulla, tutto regolato. Alla stop. Punto esclamativo Prime in chat, se volete votarle premete punto esclamativo Prime. Andrea, sei una piccola bugia la tua. Stai zitto, Paolo. Prego. Posso lo fare. Allora, cara Monella, inizio io con una domanda che forse hai già sentito. Ti dona in live Enrico il Pinerolese, ti dona 5.500 euro. Puoi farci sentire come reagiresti a questa ipotetica donazione da Enrico il Pinerolese? Il Pinerolese è tutto attaccato. Devo reagire così? Devo dare 5.000 euro, sì. Sì, 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 sì. Questo pling! Minchia, non so chi te l'ha fatto fare, se ti hanno pagato dimmelo, al massimo te li restituisco, ti ringrazio, li userò per fare tutto ciò che mi piace, comprarmi un PC magari, viaggiare, però chi te l'ha fatto fare, cioè sei un pazzo, non stai bene, però grazie, ringrazio. Cornuto e anche mazziato, Monella. Sì, c'è uno spende 5.000 euro, sei un coglione. Sì. Ma minchia, chi cazzo lo fa? Bravo, cioè, se lo fai, se lo fai, sei pazzo per me. Io dici, non posso refundare se è sbagliato. C'è scritto nella descrizione del canale. Altra domanda? Ti volevo chiedere, scriveresti, sei su una live del sito, per aumentare il tuo contenuto, scriveresti i nomi dei tuoi sottoiscritti a pagamento sui seni? Per aumentare cosa? Le tue sub, i tuoi iscritti. Le tue entrate. No, non lo farei. Nemmeno no, per 2.000 euro al mese, Monella? No, non mi vendo così, no. Ok. Però qual preferisco... Qual è il tuo massimo preferisco... per cui ti puoi vendere? Un push-up va bene. Cos'è un push-up? L'alzare no. Qual è il massimo? Qual è il massimo di vendere? No, è una domanda seria, perché tutti abbiamo un limite. No, no. Ma più che altro io punto sulla simpatia, quindi se qualcuno si deve abbonare o cioè non credo che io debba fare qualcosa per invogliarli, credo che lo debbano fare loro perché gli piaccio, non okay, per altro. Vorrei fare un piccolo esperimento, arriva una sub, ti dirò l'utente, mm-hmm. Faccio tipo la notifica, ok? Ti metto grande. Ok. Ok. Pipum. Okay. Dipendente delle forze dell'ordine ha appena subato. Io dovrei chiudere la live, ragazzi. Aiuto, mi hanno trovata. È andata così. Grazie per la sub. Grazie, grazie. E io vorrei fare la domanda, sempre la domanda... preferiresti consumare un rapporto con un uomo con il viso da formica o una formica con le fattezze umane? Formica con fattezze umane. Ok, ok, molto... Quale animale ti farebbe cambiare risposta? Non puoi dire l'uomo. No, perché dovrei dire uomo? Un animale che mi farebbe cambiare idea? Dio.
Un animale brutto, brutto? No, no. Okay. Sto pensando a un animale brutto, brutto. Dice un animale bello. Qua hai deciso migliorare la tua situazione. Le sembianze dell'uomo, giusto? Ah, quindi per cambiare risposta devi scegliere un animale, ergo un animale bello. Che animale bello sceglieresti? Ok. Leone. un licaone. No, direi un corvo. Un corvo. Hai visto il corvo. Film? Hai visto il corvo? No, credo di sì. Credo. Potrei averlo visto come non potrei averlo visto. Ma ti ricordi qualcosa? Che film hai visto che si chiama Che credi fosse il corvo? No, per questo non mi ricordo. Di solito ricordo il film se vedo qualche immagine. Corvo. Probabilmente. Ma il corvo è interessante, un rapace. Io mi sarei orientato verso un bel... Un cavallo? Unicorno. No, un unicorno. Un bel cavallo. Un bel cavallone. Leone, antilope, zebra. Un bel ghepardo. Va bene, anche la classica pecora che piace a grandi e piccini. Ma comunque, Il tuo tallone d'Achille delle live? Simpatia, assolutamente simpatia. Più che altro perché il contenuto che porto sono videogiochi. Ok, quindi... il tuo tallone d'Achille era questo. Ok, va bene. Scegli ASMR, canzone o ballo o nessuna. E schifo. ASMR. Il ballo, Monella. Io consiglio il ballo perché sei l'unica. Non ho spazio, una stanza alquanto piccola, quindi non potrei farlo. Ma la skill sta nell'adattarsi alle difficoltà, no? Non nel dire non si può. Per questo dico ASMR, dato che ci sono persone che entrano nelle live e dicono che ho la voce da ASMR, dato che è molto bassa. Okay. Intelligenza, vedi? Potevi fare entrambe le cose, ma Monella, anche a me dicono che sono fatta da cazzo, ma non per questo mi metto a fare il cazzone con motor della dura. Monella, prego. Ma no, mettila con noi che è così all'inizio da sola, poi con noi, ma come volete, va bene, politicate papà e mamma, prego. Buonasera ragazzi. Va bene? Perfetto. Rumori calmi. Sono il corvo! Perfetto. Abbastanza buono? Non male, devo dire, non male. Soprattutto il scrocchiazzeppio. Vabbè, i piercing servono a qualcosa. Perfetto. Grazie, Monella. Grazie, ragazzi. Grazie a voi. Ultima, ma non ultima, naturalmente, la nostra amica e collega, Siria. Ecco qua. Allora, cara Siria, hai visto un pochettino come funziona? Le domande sono circa più o meno sempre le stesse. Iniziamo con la tipica donazione. Ti faccio l'alert. C'è Andrea Tabri che ti manda 5.000 euro. Come reagisci? No, beh, impazzisco. Andrea, ti amo, sei fantastico, ti adoro. Questi 5.000 euro li investirò per il mio futuro e quindi li utilizzerò per la mia università e ti farò diete gratis a vita, amore, te lo giuro, guarda, sei fantastico, I love you. Brava, bella stofa, bella energia. Poi una delle poche che ha riusato anche il nome, ha affezionato e soprattutto non ha fatto sentire il donatore come un coglione, a differenza di Monella. Quindi bravo Andrea e ma soprattutto bravo Andrea, ti voglio bene, ciao. No, beh, non è vero, però uno che paga 5.000 euro per le diete è un coglione alla fine, Ma lui non lo sa, però. Vero, lo dici. La donazione lui la ha donato senza... a priori. Poi, se lei vuole dare qualcosa in cambio, è solamente Siria che è gentile. Esatto. Dipende, la donazione... cioè, se capita un figo pazzesco, cioè. Anche senza 5.000 euro, no? Occhiolino. Mi è venuta questa domanda, visto che sono l'armadio aperto. Siria, tu entri per sbaglio nel tuo armadio, inciampi e entri l'armadio. Ti trovi dentro Narnia, ma per davvero. Qual è la prima cosa che fai?
cosa faccio? Mi butto nella neve. Fai l'angelo. Che tipo di neve? Bravo, c'è l'angelo nella neve. Ah, bello. Anche ma cerco di andare incontro a nuove avventure, cavoli, Narnia. Cioè, ragazzi, è una figata pazzesca. Cioè, io sono cresciuta con Narnia. Anche io, ma quanti anni hai, Siria? 22. XD. Hai sbagliato veramente mentore, Siri, mi spiace. Sei più da XD o dal MAO? Scusami se ti chiedo questa cosa un po' intima. Non ho capito. Allora, è una domanda intima, quindi se vuoi puoi non rispondere. Ma sei più orientata per l'XD o per il MAO? Ma cosa vuol dire sta cosa? Tu devi dirlo a petto, di cuore. Se non sai cosa getto. Sono... Se, cosa per, ah, ti, aspetta, forse sei più da LOL, XD, LOL o il MAO? O ASD, o addirittura ASD? ASD mi hai tirato fuori MSN 2006-2002. Non so. Sono tutte? Cosa sono innanzitutto queste? Non sto capendo. Vabbè, sono esclamazioni di ilarità. Vabbè, io dico LOL. Brava, brava. Sei ancora più da LOL. Comune con Paolo, questo è stato un mega bait per arrivare a dire questo. Perfetto. Comunque, va bene, Siria. Poi, prossima domanda. C'è una formica con il cazzo di Johnny Depp. Sti cazzi. No, ho sbagliato io. Allora, preferisci la... Ho sbagliato io, scusami. Allora, c'è... Preferiresti scoparti una formica col corpo di un uomo? Ma non dire scoparti, scusami Enrico. Fare l'amore con una formica col corpo di un uomo, col corpo di un uomo. Ah, ok, 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 ok. Perfetto. Mm-hmm. Ma la faccia è formica, non l'ho mai capito questo. Voi invece cosa fareste? Io ti dico la verità, quando mi vengono queste domande mi ricordo quando avevo 14 anni e in terza media mi dicevano per 3.000 euro gliela faresti mettere in culo? E io, che sono scemo, certo. Ah, credevo... No, vabbè, è bannabile. Comunque, Siria, una domanda invece qui che un po' va a riprendere una delle domande che abbiamo già fatto. A te è capitato di dire sium? No. Però l'hai sentito usato. Diccelo per la prima volta, il tuo primo sium, come lo fai? Sium! Brava! Perfetto, perfetto. Era il primo. Nella tua compagnia è un'esclamazione che si usa? No. Ah, potresti portarla tu? La porto io, così penso... Va molto in voga fra i TikTokers e i Fortniters. Conosci Fortniters? Sì. E Siria, ti faccio una domanda, se venissi su Twitch, che contenuti vorresti portare? Ma un po'... Domanda. La più seria hai fatto. Ma un po' parlare di social, perché principalmente parliamo di questo. Non politica? E poi parlare un po' anche di quello che faccio io nella vita. Principalmente io studio nutrizione, quindi mi piacerebbe anche magari dare informazioni su questo, anche perché comunque ultimamente ci sono tanti problemi a livello nutrizionale, quindi mi piacerebbe magari aiutare tante persone che hanno questi problemi. Sì, che senti, ti potrei chiedere una dieta? Certo. Dovrei mettere su un basso. Sono ancora laureata, però non ho ancora il titolo per poterlo fare, però se ti posso aiutare lo faccio volentieri. Ovviamente tutti questi consigli in piscina li daresti, mentre tu sei in piscina. Ma non necessariamente, poi se sono in piscina li do pure in piscina. Va bene, e invece ti arriva da te un content creator che ti propone di fare una live insieme e ti offre come idea quella di fare una tier list dei cellulari, come rispondi? Sai cos'è una tier list? No. È una scala di ranking. Qual è il meglio? Una classifica, dei cellulari. Cosa ne pensi? Parto con l'iPhone. Ma ti interessa come contenuto? È un contenuto vivente? No, però se me lo chiedono di fare... Ha risposto. Questo è il tipo di persona che dove mi metti sto, a me va bene tutto. Ha risposto. Sì, ma la domanda, l'iPhone, Apple, non è un po' snob quel mondo un po' che se la tira? Ma io un ti dico... ricchi. Tu sei ricca in culo, Siria, giusto? No, sono normale. Ah, sì, sei benestante.
Paolo, ma che fai? Conti in tasca le persone? Io ti dico questo. Ma neanche, scusa, non hai anche i soldi per comprarsi le porte dell'armadio. Ti dico questo, Siria. In tutta la vita ho chiesto un sacco di persone ricche, se non ricche, nessuno mi ha mai risposto di sì. Quindi non ti posso credere, scusami. Paolo, ma c'è tanto tempo anche che nasconde. La cui sei tu, Siria. Credilo, Paolo. No, però comunque... Ma puoi dirgli, Siria, fatti i cazzi tuoi, Paolo, hai rotti i coglioni. Siria, se hai piacere a dimmelo, non reagirò mica male, non me la prendo mica sul personale. Sono normale. Ma cosa vuol dire sei normale? Se i tuoi genitori guadagnano 60.000 euro all'anno, c'è gente che ne guadagna, ne guadagna pochissimi, scusami. No, ma perché la povertà... Paolo, si è spaccato la schiena. Il cavo. Sì, le domande del maluxiere sono sempre... Mi è comodo l'iPhone, ma per il semplice fatto che so usare quello. Oddio. Ma dove siamo? Buonasera. Che significa? Perché non riesco a ingrandire? Ok. Ecco, 2 secondi che metto a schermo. Oh! Chi è sta carino? Non sto capendo. Neanch'io. Momento cambio. È la miseria. Cazzo, devo scegliere. Ah no, ma tu sei il giudice. Ma è pazzesco. Presenta, sei il giudice. Chi sei? Ciao, chi sei? 2 secondi che... Ciao ragazze, io mi chiamo Dita Leggenda. Per voi... Io sono di Milano e voglio conoscervi, cioè presentatevi voi ora. Cosa vuoi conoscere di noi? Tutto, età, di dove siete, codice fiscale, tutte queste cose, tutto, cioè decidete di voi. Allora vengo da Napoli, codice fiscale, vabbè, evitiamo. Ho 19 anni. Ok. Piacciono i videogiochi. Girare un po' il mondo, disegnare, tatuare. Ok. Bene. Hai stile gotica, tipo. Stile gotica, ti piace la stile gotica? Tipo. Assolutamente sì. Vabbè, ma più che altro ho detto, vabbè, per cambiare una maglietta bianca ogni tanto. Senti, vabbè, ci sta. Oh, raga, smettetela di donare un attimo che ci sto provando con le mie amiche. Ciao di nuovo. E vai. Qualcuno che ci parla, un'altra? Ciao, io sono Alessia, ho 18 anni, faccio liceo artistico, quindi anche a me piace molto l'arte, e sono una grande appassionata di anime, faccio la cosplayer. Basta, hai già vinto tu, ok? Hai già vinto tu, amore mio. Hai già vinto tu. Anche io faccio cosplay, eh? Grande. No, anime, cioè, dopo, già che gli piacciono gli anime, top. Anche a me, non ti preoccupare. Ok, top, va bene, dai, dopo ascolto meglio, dai. Continua, Alessia. Beh. Ma niente, sono anche una ballerina, faccio danza classica moderna e... Ok, a posto? Sì, sono a posto. Ok, un'altra che parla? Ciao, Silvia. Ok, ciao Silvia, ti vedo. Ciao. Sono di Sanremo e studio a Milano, nutrizione. Mi piace ascoltare tanto la musica, ho fatto danza, equitazione, ho tantissimi hobby. E poi cosa ti piacerebbe sapere di me? No, già che sei di Milano, anche tu c'hai possibilità, ci sta, dai. Ci sta, top. No, perché anch'io sono di Milano, quindi ci sta. Anch'io sono nel web, comunque, raga, ho iniziato... No, vabbè, sentiamo parlare Chiara, l'ultima, e poi vi parlo ancora di me. Ciao, piacere, sono Chiara, ho 20 anni, anche io sono di Milano e anche io per l'università studio in un'accademia di recitazione e lavoro a Milano. Quindi sei fake, se studi recitazione sei fake. Cioè, non significa essere fake. Studiare recitazione ovviamente non significa essere fake. No, lo so, ma puoi fingere facilmente tanto che io non me ne accorga, capito? Forse, maybe. Aia, no, non va bene. Aia. Vabbè, comunque, anch'io sono nel web. Ho iniziato con Instagram,
però là quando avevo 100k mi hanno hackerato, quindi ho dovuto iniziare da zero. Per via della quarantena ho iniziato TikTok, poi per colpa di Trump ho dovuto mollare anche TikTok e mi sono cimentato qua su Twitch, capito? Quindi su Twitch. Cioè, che cosa fai? I colori? Sì, ho fatto di tutti i colori, sì, tante cose. E come ti stai trovando su Twitch? No, no, bene, anche perché ci sono i miei amici che mi aiutano, poi vedo belle ragazze come voi, capito, ci sta come cosa, quindi top. Grazie, grazie. Prego, prego, prego. Piattaforma preferita? Piattaforma preferita, dove posso uscire? Ora, sì. ora come ora mi sto trovando bene su Twitch, devo dire. Perché su TikTok non riesco più a salire per via della cosa che vi ho detto prima. Su Instagram e pubblico le cazzate, cose varie, però Twitch riesco a interagire con i miei follower, con la gente, poi ripeto, con fighe, con belle ragazze come voi, e quindi ci sta. Va bene, va bene. Cosa fai nella vita? Oltre a occuparti dei social? Faccio un cazzo, ragazze, faccio un cazzo. Posso cantarmi una canzone? Vai, ti canto la mia canzone. Solo l'una. Due secondi che metto la canzone sotto. Vediamo se la trovo prima di tutto. Devo trovarmi. Vabbè, ne canto una che c'ho già. Vabbè, continuate a parlare nell'attesa che trovo la canzone, ragazzi. Che per hobby? Evitare di... cosa che fa? Hobby ho? Io come hobby guardo un sacco di anime, ragazzi, ho un sacco di anime. Come è finito anime preferito? No, il primo, quello che mi piace, che mi ha ispirato alla storia, è stato Death Note. Poi ce ne sono vari che mi piacciono. Bellissimo. Un sacco. Cioè, ho appena finito di vedere Attacco dei Giganti, sono rimasto malissimo per come è finito. Infatti io che non leggo il manga, ho deciso di leggere il manga sul telefono per vedere come va a finire. Bravo. Mentre anche serie TV? Serie TV anche quelle, ne ho visto un casino, cioè si è sparato un nome. Beh, preferita. È preferita? Disincanto. Non so. Boh, se devo fare... Che? Se devo... Cos'è? Come chi è che è entrato? Scusaci. Eccoci, te, ti abbiamo fatto entrare per destabilizzare un po' le ragazze, ma hanno tutte reagito molto bene. Ti volevo chiedere una cosa veloce per questi pochi minuti in cui sei stato, volevo chiedere il tuo parere, che poi andiamo al voto finale. Sono tutte fighe, amico mio, sono tutte fighe, cioè assurdo. Sono tutte fighe. Ma al di là di questo chi è la tua preferita? Chi è la tua preferita? Io Instagram di Ciappone. La mia preferita, la devo scegliere? In teoria ne ho due di preferite. In teoria. Un amore, chi è l'altro? Little Mew e la Chiara, perché è bionda. Non è bionda. Ed è di Milano. Allora, comunque gli Instagram sono quelli che stai cercando di vedere oltre quella scritta lì. Un po' prima c'era scritta, quelli sono gli Instagram. Ah, ok. Non vedo niente, ma... Perfetto. È qua? Benissimo. Okay. Grazie mille per aver dato anche tu. Volevo rimanere un po' di più per parlare con le mie nuove amiche, ma va bene, dai. Mi sentite? Ci sono occasioni in privato, sono sicuro. Tu sei Tetesia, è un po' tardi. Certo. Per cui... Se no... altre volte mi buttate in mezzo ai lupi, questa volta mi avete buttato in mezzo a loro, minchia tanta roba. Alle lupe, non dire mica... No. L'ultima volta mi avete buttato in mezzo ai tutti e questa volta mi avete buttato in mezzo a ste belle ragazze, dicevo. Allora, io direi di far così. Ragazzi, Madux, Paolo, sottoscritto Hank, scegliete un nome, non ditelo, lo diremo alla fine, scegliete un nome per la vostra preferita che non sia la vostra assistita. Okay. Chi ha la stoffa per sfondare su Twitch? Esatto, sì. E
pensatelo, non ditelo. Io faccio un pool in chat che ci sarà anche il voto della chat. Ovvio, non potete votare la ragazza, la vostra ragazza. Apritelo anche alla mia, Kings. Scusatemi, sto facendo il coso. Scusatemi, Ah, ma raga, non è che mi state facendo il pesce d'aprile? Scusami, quale sarebbe la battuta? L'unico pesce qua dentro è il tuo, no, ma comunque... Ragazzi, aspettate te 2 minuti per votare. Abbiamo 2 minuti. Avete visto un po' tutto. Secondo voi, in questa prima edizione del casting, hai la stoffa? Chi... Ovvio, non verrà, non ci sarà un'eliminazione, sarà solo una preferenza da parte di tutti per quello che si è potuto vedere. No. Poi ovviamente benvenga che ritornino, benvenga a tutto. Ovviamente questo è il format per cui vediamo. Sono passati un minuto e quaranta, manca ancora un minuto. Enke, Madux e Paolo, avete... Raga, 2 secondi. Vai, te. Avete... Raga, 2 secondi. Ci sono. Ma che cazzo, ho avuto paura che uscisse il pisello. bravo, sì, vero Gorillone, bravo, anche lui con la palestra. Allora, bravo, sì. Chi è il tuo preferito? Sì. Allora, no, chi è il tuo preferito? Allora, avete le vostre preferenze, soprattutto Madux che... ha parlato molto ultimamente e ha espresso molto i suoi pareri. Aspettiamo ovviamente il voto della chat. Perché sta facendo i pesi? È un suo format. Fare far vedere un po' il bicipite. Ok, la mia chat ha votato. Paolo, vuoi far inserire anche il voto della tua chat? Non me lo dire adesso. Ok. Allora, Hank, prendi nota per favore dei punti. Mm-hmm. Allora, la tua chat, Paolo, ha espresso una preferenza. Qual è la preferenza della tua chat? Andrea, mi ci vuole ancora un minuto per la mia preferenza, scusami. Okay. La mia chat ha espresso con il 56% di preferenza... ha espresso Siria come la sua preferita. La ragazza che ha più stoffa qui dentro è Siria. La mia chat mi prende un po' per il culo. No, per la chat, aspettate. Per la chat. La tua chat, Paolo? Servono ancora 30 secondi, sta vincendo Siria al momento con il 37%. Subito a seguire c'è la mia assistita, Alessia, con il 36%. Anche qua si configura in questo modo la classifica. Vediamo se confermerà la chat di Paolo. Tu, Madux, sei in live? Anche tu hai fatto il... No, io non sono in live. Ok. Ok, io vorrei esprimere... Inizio sì, io. Ha vinto Little Menu sulla mia chat, Alessia. Oh! Attenzione! Ah, è la stoffa, Alessia. È un pesce d'aprile anche questo. No, è una cosa verissima. Sicuri? Sì, sicuro. Giuro su Dio. Ma forse hai tanti che sono venuti a votare dalle Indie, Paolo, Potrebbe anche essere... Oh, mio Dio! Bello, Nadia, non è che ti ragioni tanto bene, però... Hai la stoffa, complimenti. Lasciati andare. No, aspetta. Io volevo dare il mio voto. Ovviamente non posso votare Siria perché... E guardate, ragazze, siete state tutte molto brave, devo dire la verità. È una decisione per me molto molto difficile. Molto molto difficile. Ma... io, per come ha gestito la grande difficoltà nelle litigate con il suo coach, anch'io voto Minù. Grazie.
Madux? Anche io vorrei. Diciamo che ha subito fatto capire a Paolo quanto vale, che è la cosa più importante. Oh. Wow, non so più dire. Paolo? Paolo? Io voto Siria. I love you! Baby, and if it's quite alright. Enrico, tu chi voti? Allora, io ve lo dirò con una mossa magica. Per me, questa sera, ragazza, che è quella, diciamo, la mia... Never give up. La tua? È... Minù. Per il suo comportamento nei confronti di Paolo, non è facile lavorare con Paolo, ma lei ce l'ha fatta, quindi però in realtà ti voglio un sacco bene, Paolo. Grazie. Io voglio solamente il meglio per te, sincerità prima di tutto, massimo amore. Bravissima, davvero brava. Io comunque volevo ringraziare tutte le ragazze, Alessia, Chiara, Monella e Siria, e anche te. Grazie a te. È stato ok, anche io ringrazio, ragazzi. Siete state ciao, tutte siete, grazie King. Siete state tutte molto molto simpatiche, siete state tutte molto simpatiche. Io avrei votato ovviamente Siria, ma non potevo votarla. Siete state tutte molto simpatiche, vi ringrazio molto, e secondo me questo era un format così, non vuol dire niente, però è stato molto molto divertente, siete state tutte molto brave, complimenti. È ovvio che la chat grazie magari ha delle preferenze per delle cose che succedono, gag, non gag, cose simpatiche, tutto quanto. Hank, vuoi dire qualcosa? Paolo, vuoi dire qualcosa? Madux? Perfetto, vai Hank. Vi ringrazio appunto per il vostro tempo, per esservi messe in gioco in questo gioco. Magari alcune delle vostre facce ritorneranno nelle live future, chi lo sa, chi lo sa. Io intanto vi abbraccio con fare professionale e vi auguro un buon proseguimento di serata. Complimenti anche a Paolo comunque, perché non ha vinto solo Alessia, hanno vinto entrambi, attenzione eh. Vai Paolo! È vero, è vero, è vero. Ragazzi, io volevo prendermi questo 20 secondi per dire Chiara, Monella, Alessia, Siria, avete retto tanta pressione sempre col sorriso sul volto, never give up, brave, perché potete davvero avere la stoffa. Vabbè, ma senza sorriso come vuoi andare avanti? Grazie. Su Instagram mi raccomando ragazzi, aggiungetemi, cioè... Grazie anche a te. Lo farò. Ci scambiamo un po' di anime. Grazie mille anche a te, grazie. Va bene, perfetto, buono. Grazie buono, a tutti, buono. Grazie Paolo, grazie Madux e grazie a te, Simone. Andrea. Grazie Simone Paletti. Buon anno ragazzi. Ciao Simone, ciao Andrea, ciao, ciao Enrico, ciao, ciao Paolo, ciao, ciao ragazzi, ciao Tete, ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao a tutti, ciao, ciao. Grazie ancora, ci becchiamo. Ah. Un saluto Tete, io vado a giocare. Vado a rimanere o posso... No, io vado okay, a giocare a GTA. Grazie ancora. Ti ho inserito molto... No, vai tra. Comunque grazie ancora. Ci sentiamo per lo speed date grazie modificato. Va bene, però con quattro ragazze che io scelgo, non che scelgono me, perché io arrivo sempre ultimo, capito? Quindi sentiti libero di farmi partecipare. Con mi sembra un'esigenza un po' too much. Vuoi cantare la notturna nel mentre? Che io accendo okay, GTA. Okay. Grazie per l'host. Questa è la mia canzone che parte come host, capito? Comunque la canzone è... com'è che faceva? La notturna sai, passa la notturna io. Aspetto la notturna, prendo la notturna sai. La notturna sai, passa la notturna, yeah. Aspetto la notturna, prendo la notturna sai. Fine serata si è fatta sai, non c'ho più soldi fra. Non torno in macchina sai, alcol ti circola, yeah. In quel momento eri carinissima sì, sai. Bevo troppo, non ascolto lo sfogo dai. Anche il niente fa qualcosa, lo sai anche te. Non puoi vincere contro sai di me. Oh mamma, bevo troppo, sai che questo è un gioco, sto fino all'alba, sai. Yeah.
fine serata sei fatta, sai, non c'ho più soldi, fra, non torno in macchina, sai, alto di circola, la notturna, sai, passa la notturna, notturna yeah. Minchia raga, top top, gang gang shit, you know sense, gang shit you. Ah, ora mi sembra esagerato, Tete, te lo dico sinceramente. Comunque Tete, dai, ti ringrazio e ti dico questo, poi ti scrivo, ti tengo in contatto per questi giorni, ti avviso, va bene? Ok, e siamo soli a parte il cane, a parte il quadro quello orrendo, di tua madre la camicia sa di fumo, di caccio a me siamo attaccati ma mi manchi come il pagne. Bella raga, ancora. La notturna, fra. Ciao. Bella, comunque, Tete, Hank, fai il coro, se vuoi Hank fa delle voci... Potrebbe fare, nulla è... Cioè, la notturna, nulla... fra, na, 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 notturna, io... rimane in testa, Ma ricordo, anche il balletto. Ok, lo stai o non lo stai? Dai, bella raga. Ciao Tete, buonanotte! Ciao Tete, buona live! Bella, bella. Bella Tete. Ciao. Ma tu hai suscitato... Porco Giuda. Porco Giuda.